Thank you.
Eccoci ragazzi, scusate il ritardo. C'è scritto start. E vabbè, dovevi farmi la respirazione bocca a bocca. Esatto. Ci ho messo un attimino, però mi ha rianimato, ragazzi. Bentornati a in questa nuova trasmissione. No, vabbè, è una nuova puntata di una nuova trasmissione. Intanto dobbiamo partire subito con delle scuse, Manfred. Così, a bomba, de botto. Per l'anticipo. Eh sì, ma perché a me dispiace, perché so che molte persone ormai avevano già preso l'abitudine che questo è un appuntamento live molto figo, e ne stavo parlando oggi con Guine, e noi spesso per ogni tipologia di appuntamenti, diciamo, di ogni tipologia di live che facciamo molta fatica a... Potete scrivere? Partiamo Guine, con partiamo... le scuse come Sabaco nel 2013. Oddio, come Sabaco anche in generale. Vabbè, ma raga, però dovete immaginare che non essendo questo, tra virgolette, un posto di lavoro per tutti, ovviamente ci abbiamo tutti quanti delle esigenze diverse, quindi magari ci sono delle volte in cui uno c'ha un imprevisto che deve partire, delle volte che magari è, e quindi facciamo molta fatica a mantenere degli orari solidi. Noi cercheremo di mantenere comunque le 17:19. Assolutamente sì. Questa è una deviazione che stiamo facendo oggi. È stato un caso straordinario. Esatto, quindi, però so che molti recuperano le live da YouTube, che vengono tutte ricaricate, così rispondiamo a tutti quelli che dicono: ma verrà ricaricata? Sì, ovviamente. Mi dispiace, Marco, anche per gli annunci, ma qua posso chiedere scusa fino a un certo punto, perché non c'entriamo una ceppa. Purtroppo è Twitch che rompe il cazzo con tante pubblicità. 9 annunci, madonna. E vabbè, comunque, buon pomeriggio a tutti quanti. Come state? E dobbiamo fare degli annuncini, vogliamo prenderci il solito spazio chiacchiere? No, io ho solo una rettifica da aggiungere, poi anche partire direttamente con la live. Anzi, ho due cose. Una, ragazzi, se volete darci delle idee, c'è la chat di Twitch. Aspetta, cos'è che scrive Guine? Rispondeva a Dave. Ci vogliono altri modi. No, fino adesso ci sono state capitate delle volte in cui Guine non poteva, ma adesso c'è anche Nico. Poi ragazzi, se volete candidarvi come mod, parlate comunque con i mod, perché per me questo è un reparto completamente gestito da loro. Quindi non so nemmeno se c'è Nico in questo momento. Dicevo, non mi... Allora, se volete darci delle idee, delle aggiunte, potete scriverci in chat, dove facciamo anche dei sondaggi. Ma... sarebbe più apprezzabile, come abbiamo fatto, che era ieri, la live di ieri o l'altro ieri, mi sono perso, stanno volando i giorni così, abbiamo fatto una live con Samuele, che mi pare fosse ieri, raga, ieri l'altro, ma sto fondendo, in cui molti di voi hanno dato delle proprie idee tramite, non per la costruzione di un mondo, ma parlavamo di GDR, ma di altre problematiche, tipo problemi al tavolo, raccontavano le loro esperienze. Proprio in stile in talk show. In stile talk show, sì, abbiamo affrontato proprio nello specifico un problema al tavolo, era generico. Che problemi avete avuto al tavolo? Era un modo per parlare di GDR. Certo. E ci avete dato raccontato delle belle cose tramite messaggi vocali. Potete farlo anche adesso, secondo me. Io vorrei dargli questa aggiunta qua, perché magari qualcuno vuole espandere un attimino il proprio pensiero rispetto a due righe in chat, che rischiano anche di non essere lette. E potete farci un vocale su Telegram nel post che rimanda a questa live. Certo. No? Quindi questo è ultima cosa. Ieri, quando abbiamo pubblicato il trailer di Navigavia, che sono molto contento che sia piaciuto a tutti, non sono riuscito a trovare persone che erano negative riguardo questo trailer. Però è solo un trailer. Diciamo che... Capito, ditegli un po' di cose brutte sul trailer, perché... Le critiche potrebbero arrivare durante la stagione, chi lo sa, sapete che io sono molto negativo, però ecco, noi purtroppo nelle prime ore avevamo scritto in descrizione che l'evento showcase dove faremo la proiezione in anteprima di Navigavia e tutte le altre belle cosine verrà fatta nella chiesa di San Francesco alle 17:30. Ecco, devo fare un'errata corrige, perché Luca, che è un po' come le scale di Harry Potter, gli piace cambiare. Dopo che abbiamo pubblicato il trailer, ci ha scritto dicendo: no, l'appuntamento ho cambiato idea, è alle 16:30. Quindi abbiamo cambiato tutto, la descrizione, ma qualcuno potrebbe essere anche che ha aperto il trailer e ha detto: fammi vedere quando è lo showcase. Ah, alle 17:30, me lo segno.
ecco, retconnate, già, retconnate. E non escludo che possa essere retconnato ulteriormente, spero di no, ovviamente, perché poi anche noi ci dobbiamo organizzare. Nel caso vi aggiorniamo come è possibile, ragazzi, perché ora capite perché facciamo molta fatica a fare degli annunci. Era da molto tempo che volevamo pubblicare anche il trailer, ma non siamo mai sicuri di quello che possiamo dire. Detto questo, io mi taccio. Ti taccio e così le lascio parola. No, ma lei non mi deve lasciare parola. Noi siamo una grande famiglia, soprattutto in questo format, e ci facciamo tante belle chiacchiere su questo gioiellino che stiamo creando passo dopo passo, no? E oggi io volevo entrare un pochino, come già ho detto la volta scorsa, nel vivo del world building, cioè proprio cominciamo a masticare qualcosa. Ora, io non mi aspetto in questa sessione di metterci tutti insieme ad usare dei software, delle cose di questo tipo, perché non è il caso, non escludo che in futuro si possa fare, anche se io non sono un esperto, perché le mappe mi piace, per esempio, dico, è un'opzione, randomizzarle, o comunque le gestisco su Photoshop, io di solito non utilizzo... Sì, è un metodo diverso questo. È un metodo un po' diverso, ma perché ho bisogno di cose molto specifiche, al massimo cerco dei PNG, cose così, delle immagini che posso prendere per creare il mio mondo. Oppure mi baso su delle mappe già fatte. Allora, in realtà, prima ancora di concentrarci su quella che è effettivamente la plancia, cioè, per chi non lo sapesse perché è un termine tecnico, tanta gente quando dico plancia mi guarda. Anche io non so bene cosa immagino. Beh, la plancia di gioco è letteralmente la griglia. Ok, grazie Ed0199. Anzi, approfitto per chiedere, non so se c'è Nico in chat, ma come mai non ci sono gli alert? Capisco, mi dai una mano se è possibile. Vivadi, grazie a Caffrulli, grazie mille. La plancia, quindi è una... No, è letteralmente la griglia di gioco. Cioè, quando noi parliamo di plancia, stiamo parlando del tavolo con la griglia, con le miniature, con le robe. Ok. Quindi, letteralmente, il foglio di carta o quello che vuoi per giocare. Ok. D'accordo? Ok. Quando entri nella modalità combat. È il diorama, tipo. Okay. Sì, però... Quindi vedete gli alert, ok. Ok, no, il punto è, non è un vero e proprio diorama, perché questa è una cosa tecnica che facciamo nelle nostre produzioni per dare al pubblico un'idea tridimensionale di come si sta gestendo la situazione, no? Su un foglio di carta spesso e volentieri ci sono letteralmente gli alberi visti dall'alto, gli edifici visti dall'alto, sì. È importante ci la prospettiva del giocatore, adesso. Assolutamente sì. E quindi... A parte il fatto che possiamo anche pensare, dato che abbiamo portato costrutto su TPK, eccetera, che alcuni di questi ambienti che vogliamo portare nella live giocata di questa campagnetta qua che stiamo scrivendo, non escludo che si possano importare dentro questa tipologia di programmi, o comunque dei tabletop virtuali che io uso molto molto più spesso di perché comunque gioco tanto online. Sarebbe carino anche provare a farlo in diretta. Sì, possiamo assolutamente attrezzarci. Adesso non volevo mettermi qui a fare robe che sarebbero qualitativamente basse, perché sarebbero un po' improvvisate, capisci? Certo. Però noi buttiamo l'amone, perché se dovesse esserci interesse possiamo anche fare questa cosa. Allora, io ieri sera, o l'altro ieri sera, anche lì sto perdendo proprio cognizione del tempo, proprio Andy Nico, che è uno dei nostri che stavo prima cercando in chat, mi ha mostrato un nuovo software che si scarica da Steam che lui sta utilizzando per fare le mappe. Le mappe sono 3D, sono esplorabili anche in prima persona e ci puoi aggiungere anche sia dei preset che sono interni di questo software che anche le miniature che tu fai con HeroForge. Quindi puoi dire a tutti i giocatori di creare il proprio personaggio, poi la puoi schiaffare lì dentro la mappa. Io l'ho vista appunto su Discord e sono rimasto veramente a bocca aperta. Non dire come si chiama, te lo ricordi? Scrivo a Nico perché vedo che mi dice Guine che è online, ma probabilmente è FK. Okay. Vediamo se può entrare e ce lo può anche dire. Dungeon Alchemist, dice Luca. Esatto, si vede che ne ha parlato anche con Luca. Tanto ciao Lucone. Sì, era Dungeon Alchemist, non mi serve nemmeno scrivergli perché... perché il nome mi suona. Sembra molto carino. Molto carino. Ho visto qualche video, qualche roba. Allora vediamo se posso mostrarti qualcosa direttamente e mostrarlo anche al pubblico. Nel frattempo io spiego rapidamente che cosa andremo a trattare oggi, perché
anche se poi successivamente in un secondo momento magari faremo davvero questa cosa di disegnare delle mappe fisiche, cioè dei campi di battaglia insieme, mi piacerebbe molto farlo, e magari potremmo chiamare ospite qualcuno che si occupa proprio di questo genere di rimpolpamenti di terreno, diciamo così. Sì, guarda che in realtà anche nella nostra community è pieno zeppo di persone che e ne parliamo, e ne parliamo perché ci sono arrivate delle cosine carine, ma mi piacerebbe più che altro decidere quale sarà il percorso che i nostri giocatori dovranno seguire. Sì. Perché che cosa fa un master dopo aver pensato alla lore del mondo? Quindi ha una giustificazione per quella che possono essere tutta una serie di domande da parte dei giocatori, no? Vai, t'ascolto, t'ascolto. Il passaggio successivo è: perfetto, abbiamo creato il mondo, sappiamo cosa rispondere ai giocatori, sappiamo che indizi più o meno dare ai giocatori, abbiamo deciso il filone che tirerà, no, i nostri giocatori all'interno degli eventi. Ora dobbiamo pensare, bene, ma prima di esaurire le nostre risorse pensando a ogni singola possibile diramazione che potrebbero prendere, perché è fuori di testa, concentriamoci su quelle più probabili. Concentriamoci su quello che potrebbe essere il percorso effettivo dei nostri giocatori. È categorico, categorico, i giocatori faranno qualcosa che non ci aspettiamo. È normale, giusto. Ne ho parlato quando abbiamo fatto la giocata di Rain. Io ho un canovaccio, un foglio, dove avevo deciso l'inizio, cioè proprio l'incipit. Mi aspettavo che i giocatori facessero una cosa e che il finale sarebbe stato in un certo modo. Okay. I giocatori hanno fatto la prima parte come avevo immaginato, la seconda parte bene o male come avevo immaginato. Il finale è stato praticamente improvvisato in live. Ok, anche la zona dove è avvenuto il finale è stata improvvisata. Mi aspettavo che loro cambiassero zona e non l'hanno fatto. Ah, quindi anche il finale è cambiato. In soldoni, così potete avere anche un retroscena, un'esperienza diretta che potete verificare su Intel TV, perché comunque la giocata è stata ricaricata, se ve la siete persa andate a recuperarla. Potete vedermi dalla post pausa in poi ancora in controllo per un certo momento, e poi diciamo che i giocatori mi hanno sorpreso con le proprie scelte, in positivo. E un bravo master, che non significa assolutamente che mi stia dando il bravo master, ma un bravo master dovrebbe cercare di dissimulare, non dovrebbe mai far vedere che ha perso il controllo della situazione, non perché ne vada del proprio orgoglio, e anzi è sacrosanto, piuttosto che dare ai giocatori al tavolo una brutta esperienza e dire: ragazzi, non so veramente come andare avanti. In qualche modo deve onestà mentire. Intellettuale. Ah, deve... No, allora, nei casi più gravi il mio consiglio è: ragazzi, scusate, mi avete preso alla sprovvista, o mi date 5 minuti che mi invento qualcosa, o finiamo qui la sessione e ricominciamo la volta prossima. Ok, onesto. Sì, quando si tratta di intrattenimento, quando si tratta di dover fare un vero e proprio show, come nel nostro caso, è un po' più complicato, c'è un pubblico che si aspetta, non ci sono soltanto i tuoi giocatori a esperire quella storia, no? C'è anche il pubblico, e quindi magari questa cosa non te la puoi tanto permettere. Un master esperto dovrebbe avere tutto quel set di strumenti nel proprio repertorio da potersi tirare fuori con le proprie mani da una situazione di questo tipo. Certo. Andremo a costruire questa cassetta degli attrezzi dopo. Okay. Che sono delle alternative di riserva. Sono delle paraculate nel momento in cui qualcosa dovesse andare storto. Io ho la mia cassetta degli attrezzi senza cui non vado mai in giro quando devo masterare qualcosa. Ce l'avevo per Rain e mi ha aiutato moltissimo. Quando i giocatori mi hanno detto: questo NPC come si chiama? Avevo una lista di nomi prefatti, okay, a caso. Potevo dire: ok, questo NPC si chiama... Ah, qua. Ma sai che mi ha fatto vedere una cosa, uno schema simile, proprio Luca, che è stato inserito all'interno del muro del master di Navigavia. Intanto grazie mille Troto FT per il Prime, grazie mille. Allora, vai, finisci. Sì, poi no, è uno schema che forse sta anche dentro al manuale, non so se Luca è ancora in diretta e ci sta seguendo, può dirmelo. Ed è una sorta di tabella che in base a determinate situazioni il master può generare randomicamente. Può generare randomicamente. Ci sono delle tante cose di queste tabelle. A me non piace perdere il tempo e fare... Si chiama Gianni. No, in realtà lui non deve tirare il dado. Può andare con l'occhio dove vuole,
sono varie sì, caselle, okay. E quindi grazie a quello può... Sai cosa non mi piace? L'effetto di... Parlo con quella signora. Piacere, io sono Gianni. Ah, io sono... Teresa. A me non piace. Ok, ci sta. Se tu mi dici... Ciao, sono Gianni. Io ho già fatto cadere l'occhio sul foglio. Ho già fatto proprio così. E ti rispondo, ti guardo negli occhi. Perché quella per me è fondamentale, è parte dell'esperienza del giocatore. Allora, tu sei già l'NPC. Sì, sì, stai togliendo quei micro momenti in cui l'essere umano vacilla di fronte a un'evidente difficoltà in cui deve usare il cervello. Proprio in un computer è quando il computer si ferma un attimo, fa e poi va avanti, no? Cioè la CPU che fa fatica. Buffering. Cose che io, ad esempio, cioè, ho capito benissimo a cosa ti riferisci, perché sono le cose che io rimuovo all'interno degli episodi di Lux Astra. Che, come ci dice di Lux Astra, di Navigavia, come ci dice Jaco 100, sono molto d'accordo con quello dice, che dice: secondo me è il contrario. Mostrare che i tuoi giocatori hanno fatto una giocata inaspettata attraverso la tua sorpresa è molto gratificante per i giocatori. Sono perfettamente d'accordo. Ma nell'ambito di uno show come il nostro, queste sono cose che secondo me nel momento in cui le elimini, a volte le puoi tenere. Cioè, poi non è che vuol dire elimino tutto. Non dobbiamo snaturare. Perché altrimenti eliminerei anche tutte le volte in cui i giocatori o il master o entrambi escono fuori dal gioco e magari fanno una battuta o fanno una cosa. Però a volte, sai, togliere quei momenti di difficoltà, anche nella risposta che potrebbe dare un giocatore al master o un giocatore all'altro giocatore, permette allo spettatore di avere quell'illusione che sta guardando quasi un telefilm, che è la sensazione che io vorrei trasmettere alle persone che guardano gli show di Intel editati, proprio perché io ci tengo a fare la differenza, a tenere la differenza tra le campagne fatte in live e le campagne fatte in editing, perché le campagne fatte in live danno quel contentino alle persone nel vedere tutto di quella giocata, anche le parti più umane del giocatore, del master. La parte editata serve invece per creare un prodotto anche a un pubblico più di massa, che altrimenti si annoierebbe, perché vi assicuro, anche se abbiamo avuto diversi dibattiti anche con gli utenti che a volte in chat mi hanno detto no, non è così, io sono certo che molte persone non avrebbero guardato e dato popolarità ad Intel se non fossero esistiti anche i contenuti editati. Assolutamente. Perché secondo me i contenuti editati sono stati proprio un punto nevralgico che ha permesso ad Intel di diventare quella che è oggi. Che oggi non è che siamo arrivati chissà dove, però comunque nel mercato e nel nostro settore siamo diventati discretamente importanti, molto più importanti di quanto io mi potessi aspettare all'inizio. Sì, diciamo che il bello di Intel è che offre la possibilità di scegliere. Vuoi vederti il prodotto uncut? Abbiamo questa offerta qui. Vuoi vederti il... In alcuni casi abbiamo avuto anche entrambe le cose. Esatto. In alcuni casi abbiamo fatto anche delle campagne live o delle one shot live che abbiamo ripubblicato per intere e anche editate, che è stato un lavoro veramente mastodontico, ma fatto anche per tutti coloro che volevano capire quali fossero realmente le differenze. Dicevo che sono d'accordo con Jaco, nel senso che io ho detto una cosa e lui ha detto, o lei, non so, ma penso lui, ha detto che è il contrario. Facciamo il giusto mezzo, perché a me piace stare nel mezzo, non mi piacciono solo un sit di assoluti. Vero, sto in mezzo io. Sei proprio mai alone. Malcolm in the middle. Allora, tanto mi vado a prendere dell'acqua. Vai, rispondo io a questa cosa qua. Praticamente il mio discorso è giocare sugli sguardi, sul dare al giocatore l'idea che stia effettivamente interagendo con una persona è importante, secondo me, perché crea un livello di realismo all'interno della scena e quindi nell'esperienza del giocatore. Non dico fondamentale, ma importante, è un discreto valore aggiunto, almeno per quella che è la mia esperienza. Per quanto riguarda la sorpresa dei giocatori, sì, non deve diventare un momenti di Lucone che lancia il manuale di Navigavia dicendo ma che cazzo però, lancio la vecchia sulla sedia a rotelle, o Simo che dice lancio una granata, cioè, capisci? Quello che sto cercando di dire è non bisogna arrivare a questo estremo qui, perché non è una maniera bella per stupire il master. Può essere una maniera cacciarona, divertente, se si è a quel tipo di tavolo. Però se si vuole dare un'esperienza
come dire, non mi viene il termine, mannaggia, in cui ci si può calare. Più immersiva. Immersiva, grazie mille. Un'esperienza immersiva. Allora, quello che dico io è fondamentale. Naturalmente ci sono diversi tipi di campagna. Ci sono anche dei master che vogliono fare l'opposto, cioè stupire il giocatore con un aspetto tecnico e non un aspetto interpretativo. Tipo, ti creo la boss fight della Madonna che ti fa un buco tanto. Non tutti i master sono sia bravi, diciamo, improvvisatori che bravi narratori. Cioè, alcuni sono magari molto bravi nel world building, ma meno magari nell'esperienza interpretativa. Nessuno può essere bravo in tutto. No, altri magari sono bravissimi nell'esperienza interpretativa, tanto da nascondere magari anche eventuali mancanze tecniche. Cioè, il master come i giocatori ce ne sono di vario tipologia. Poi ci stanno quei fenomeni che riescono a fare tutto. Sì, però... molto rari. Volevo rispondere ad Anes che mi chiedeva: ma quindi l'altro sciamano, quello tristemente bullizzato per incompetenza, non doveva essere il vero evil, il vero villain intende, della campagna di Rhine? Allora, no, lo iatromante era effettivamente il cattivo, diciamo così. Sembrate sempre sicuri di nascondere dietro lo schermo. Il messaggio di Mario mi ha ucciso. E più o meno la sostanza è quella. Era il cattivo lo iatromante, ma mi aspettavo che l'avrebbero scoperto in maniera diversa, cioè parlando direttamente con lo spirito del Chasma dall'altra parte, nel mondo di là. Uruz 92, proseguire Hyrule Stories ci piacerebbe, ma non è in questo momento che ci stiamo ragionando, perché stiamo dando la priorità, come vedete ogni tanto pubblichiamo anche delle mini campagnette, come è stato per Hyrule Stories o per Anime Selvaggia Italia. Pubblichiamo anche editate delle piccole campagnette, ma lo facciamo ogni tot, cioè nel senso quando abbiamo dei momenti di buio dove possiamo permetterci magari di sperimentare un nuovo metodo di editing o di pre e post produzione, ma dobbiamo dare risalto in questo momento alle campagne principali. Quindi per ora siamo focussati su Navigavia e già sappiamo che cosa esce subito dopo Navigavia. Quindi quando dicono che per il master improvvisare è bene, non farlo capire alimenta il proprio ego a dismisura ed è molto gratificante, non pensiamo soltanto a noi stessi. Io infatti ho fatto questo discorso parlando dell'esperienza dei giocatori al tavolo. Quando voi andate a uno spettacolo comico a teatro, sì, e il comico perde il controllo della situazione, per lo spettatore non è gratificante. No, perché il comico non sa più come mandare avanti lo show. Il GM non deve mandare avanti lo show, tutto il gruppo deve farlo. E i giocatori bravi, quando vedono che il master ha perso il controllo della situazione, o sdrammatizzano andando off character, ridendo, scherzando, eccetera, oppure, come il teatro dell'improvvisazione insegna, lanciano proprio un amone gigantesco verso l'altra persona, cercando di tirarla fuori da un guazzabuglio. È una cosa che, per esempio, in Critical Role noi vediamo tantissimo. Per chi di voi segue i ragazzi, c'è una scena pazzesca, mi sembra, con Jester e Matthew Mercer, quindi seconda campagna, Laura Bailey e Matthew Mercer. Sì. Matthew, cercatelo su internet, ma la possiamo vedere se vuoi, va, non mi ricordo purtroppo il punto della scena, ma me la cavo, grazie mille. Matthew a un certo punto va chiaramente nel panico perché c'è stata una reazione non prevista da parte di un giocatore. Sai già cosa potrei cercare? No, però dovresti forse googlarlo, ma prova a cercare Matthew Mercer, Laura Bailey. È successo qualcosa di caratteristico nella campagna? Dovresti mettere proprio l'opzione che intendo io è salva la giocata, perché ha reagito in maniera... Hit the game. Sì, vabbè, dai, esagero. Magari la troviamo, Play Sleeping the Game, no. Laura Mox, Matt DM, no. Vai giù. Aspetta, faccio vedere anche al pubblico. Secondo me se troviamo la scena... La cerco io. Potrebbe essere carino. Anyway, questo è aiutarsi, questo è teatro, è venirsi incontro, è creare una storia tutti insieme. Ovviamente, ragazzi, dosate molto quello che stiamo dicendo, perché comunque anche in Critical Role, così come in tutte le giocate casalinghe, ma anche nostre di Intel, ci sono i momenti in cui si spezza la narrativa, si esce fuori dal gioco e si fa il commentino. Non stiamo dicendo di non farlo mai, però ci sono dei momenti effettivamente in cui, se il master riesce a trattenersi,
riescono a trattenersi e a rimanere in game anche i giocatori, e ne esce fuori magari una giocata molto intensa. Quindi qua l'abilità del master deve essere proprio super partes, perché anche se gli viene in mente una battutina magari che spezza, riuscire a trattenerla nel momento giusto permette a tutto il party di rimanere focussato e in roleplay all'interno della giocata, in un momento che magari potrebbe essere delicato. Qua non stiamo dicendo che tutta la giocata dall'inizio alla fine deve essere in character. Non stiamo dicendo questo. No, vabbè, io ci tengo a precisarlo, perché nessuno ha controbattuto dicendo però così è poco naturale. Però ho immaginato, io ormai ho internet, c'ho una chat a parte in testa, anche delle persone che potrebbero dire però aspetta, stiamo esagerando. Ma non è quello che stiamo dicendo, okay? Quindi è importante anche esplicare, quello che vuoi dire, diciamo, porre maggiore attenzione su queste specifiche, perché ci sono delle variazioni in cui potrebbe aver senso, ci sono dei momenti in cui ha assolutamente senso cazzeggiare, uscire fuori dal personaggio e fare la battuta. Comunque non riesco a trovare questo caso specifico. Peccato. Ma credetemi sulla parola quando vi dico che comunque ci sono degli esempi online di questa complicità che si crea al tavolo, ed è una cosa a cui bisognerebbe aspirare. Ora entriamo nel vivo di questa live, perché non mi va di far sempre aspettare troppo le persone. Jester Cupcake? Potrebbe essere Jester Cupcake. Vuoi googlarlo, cercarlo? C'è proprio questa scena... C'ho la pagina aperta. C'è proprio questa scena in cui Matthew va un attimino nel... Quindi è la precedente narrativa di Critical Role, la stagione precedente, quella... Però vedi che... Legendary Cupcake, Critical Role C2-93. C'è anche l'animatic. No, è proprio non so dove potrebbe essermi capitato. Ma vabbè, comunque. Vabbè. Credetemi sulla parola quando vi dico che il master può perdere il controllo, ma non è divertente per i giocatori vedere una persona oh cazzo, ok, adesso che cosa faccio? Quindi o il master ha il superpotere di metterla a sorridere e allora tutti si divertono off character. Se no, può creare dei delay, dei rallentamenti nel flow di gioco che invece è importante mantenere in un certo modo. Per il mio gruppo, infatti, dice Agnes DJ, non è molto semplice trattenere eventuali battute. A volte la giocata va molto a rilento e dispiace, ma il più delle volte ci divertiamo, quindi credo vada bene. Assolutamente sì, non stiamo dicendo che non va bene. Guarda, Agnes, ci sono delle volte in cui capita troppo spesso anche a noi. Ora, soprattutto nelle fasi, nelle giocate, quelle editate, che sono più rilassate rispetto a quelle delle live, ci sono delle sessioni in cui si vede che magari siamo anche un po' fuori fase, e in fase di editing diventa anche più complicato magari celare al pubblico un'evidente stanchezza magari nei confronti di un giocatore che magari è stanco perché quella sera non ha dormito, abbiamo registrato dopo una fiera. A volte tutto può capitare. E sì, nel senso, ci sta in quel momento, se viene naturale farlo è perché se ne sente un'esigenza di staccare un attimino la spina dalla narrazione, quella orizzontale, però comunque all'interno di una giocata non mi riferisco sulla Gianna, guarda, è capitato Gianna, vabbè, sì, come a tutti quanti, però ci sono state tante volte anche Nicola, ad esempio, in questa stagione che deve uscire di Navigavia. Tra le ultime puntate, tipo una delle ultime sessioni, mi ricordo che l'unico momento che poteva farla, che poteva registrare, era a cavallo tra una fiera e l'altra, e veniva da una serie di viaggi, era palesemente distrutto, tant'è che ci abbiamo anche memato in montaggio, ci sarà una puntata in cui lo vedrete che c'ha tipo una sorta di colpo di sonno, e gli ho fatto la zumbata, perché poi lo dice, no, sono stanchissimo Luca, scusate. Oh raga, può succedere, eh? Cioè è reality anche quello, nel senso, io lo tengo perché a quel punto non è che lo nascondo, è evidente, anzi preferisco palesare che un giocatore in quel momento è stanco. Il caso del volantino di Luxastras Dream, quello è un altro esempio, ragazzi, un'intera scena post credit che dura tipo 7 minuti perché siamo entrati in stupidera totale e ci aveva fatto ridere una stronzata, quelle che non so, cose che non puoi c'è evitare. Stato un episodio che abbiamo registrato della seconda stagione di Forgotten Realms che è stato pieno di citazioni, pieno di robe. Io sono curioso di vedere quanto di quella parte rimarrà nell'editing finale. Allora, di quella sessione, di quel blocco probabilmente taglierò tantissimo, sì, perché sì. È un'intera sessione
troppo lunga, sì. di cose che Gian anche a livello di gioco stancava. È rimasto in carattere tutto il tempo. Quel giorno è scattato qualcosa, aveva voglia di cazzeggiare. Capito. E facevamo una ruolata e 18 cazzate. Ogni suo personaggio era pieno di NPC, era quella parte lì. Ogni suo personaggio era una citazione palese a qualcos'altro. A volte io coglievo delle citazioni che lui stesso non aveva pensato. Sì. Tipo, cazzo, a un certo punto gli dico: ma questo è palesemente Turbo di Ralph Spacca. E lui ti risponde: no, io avevo pensato a quest'altro personaggio di questa Turbo. È Turbo, lo conosco, Turbo, l'ho visto mille volte. E là è andato in full Gian, come capita a chiunque, ecco questo stiamo dicendo. Riuscire ad individuare ogni volta quando è il momento in cui lo si può fare, quando potrebbe rompere qualcosa all'interno del party, perché ci sono delle volte, ragazzi, parliamoci chiaro, se avete giocato di ruolo sapete di cosa stiamo parlando, in cui i giocatori magari stanno indagando, e più delle volte capita nelle indagini, si stanno avvicinando ad una conclusione, ad un'illuminazione che li può portare a fare lo switch, no? Nelle indagini, e magari un attimo prima di arrivare al punto, tizio X dice, ah, e tutti ridono, no? E fa ride, cioè il magari... Il mio mago spara le magie dal culo. Ecco, sono quelle le cose che io dico, se uno riuscisse a trattenersi la battuta, perché a volte quando uno gli viene in mente una battuta non ce la fa manco a resistere a dirla, a non dirla, no? Perché dice, no, ragazza, devo dire, questi sono amici miei, cioè, io devo dire, mi fa troppo ridere, devo condividere questo momento. Brumotti, tipo il caso Brumotti. Ma nel caso, cioè, ecco, in quel caso ci stava da Dio, là bisognava inventare panzane su panzane, ma in una giocata di ruolo a volte ci sono dei momenti in cui non... Farlo porta poi i giocatori fuori strada e rientrare in character non è proprio per tutti, eh. Vabbè, qui si è addormentato Andros nella stagione perduta, anche Sam, sì. Vabbè, quelle sono cose un po' più... Ecco, là magari uno se si addormenta per un colpo di sonno non ha nemmeno la lucidità per potersi fermare. Io sto parlando proprio anche di battute, che uno alla fine le dice volontariamente, no? Battute out of character. Allora. Esatto. Bisognerebbe trovare un equilibrio tra cazzate e serietà. Esatto, perché il tempo al tavolo deve essere di qualità. L'equilibrio è la cosa più difficile da trovare in tutte le cose. Ma bisogna che questo equilibrio sia condiviso da tutti. Ancora più difficile. Fattibile. Però ecco, di questo si sta parlando. Se io ti dicessi... Oh no. Quali sono, secondo te, i punti... Allora, parliamo del prologo, parliamo dell'inizio, parliamo... Per chi non si fosse perso le nostre live precedenti e quindi sa di cosa stiamo parlando. Dato che faccione gigantesco, multiple uova che cadono sulla terra, eccetera, si sfonda tutto quanto, guscio biologico, roba che si schianta su questa città, i nostri giocatori in quel momento però si trovano in una città di fianco, che potrebbe potenzialmente essere la capitale, e stanno partecipando a una sorta di diploma da cadetto di questi soldati. Si devono mettere in marcia e devono raggiungere la città B, che è la loro città natale, o dove hanno figli, famiglia, robe, cazzi e mazzi, o del unfinished business, e devono, vabbè, poi arrivare tra... devono fare un po' di gincane, devono passare da... a edifici pericolanti, incendi, robe, mostri soprattutto, per arrivare al uovo finale, dove ci sarà la boss fight. Io spero che tutti quelli che ci stanno guardando adesso, grazie Scoggi, in qualche modo siano alla pari con quella che è la creazione del mondo che abbiamo fatto fino adesso. Sono due o tre live, sì, che andiamo avanti a a fare questo world building di un nuovo mondo immaginario, e siamo giunti a un punto cruciale che è l'inizio della sessione. Mahatma Gandalf, sì, potete mandarci vocali su Telegram se preferite, rispondete all'annuncio della live, praticamente così noi vi troviamo subito e vi ascoltiamo in diretta, sia che siano messaggi che vocali, direi, nessun problema. Nessuno, perché c'ho un vocale di Luca? Di solito i vocali di Luca non sono di lavoro quando arrivano in live. Esatto. Ok. Scusate.
Adesso vi aggiorno. Era Luca che mi diceva: sai, ho visto la reaction di Dario Moccia al trailer di Navigavia, che l'ha fatta in live. Ok. Mi ha detto: cazzo, mi ha fatto ridere perché c'è, sì, effettivamente fa un sacco di battute sul trailer, però ne parla male, cioè, nel senso, gli è piaciuto. Ma la cosa che ha rotto lui e la chat è stata la parte finale in cui c'è il voiceover di Gian Andrea. C'era chi diceva: è Miles Morales. E c'è Dario che c'è questa cosa che ogni tanto prende di mira Gian. Per la voce da doppiese, ok? Dopo Ma ce la perché, guardiamo. raga, Dario è una di quelle persone che prende in giro qualsiasi cosa, e il fatto che prenda in giro non è necessariamente una cosa negativa, No, no? no, Ma infatti. vabbè, vediamo se sono arrivati dei L'altra commenti. volta avete letto della proposta per le comunicazioni, del tipo per sapere che le comunicazioni sono interrotte si deve capire come sono queste comunicazioni. Se siamo in una sorta di medioevo si potrebbe pensare a una sorta di messaggi tramite vari uccelli. E se uno è arrivato da Città 2 ma senza messaggio è coperto di sangue. Allora, non è un problema. Le comunicazioni si interrompono in qualsiasi modo. Cioè, comunicazione vuol dire che ci sono due persone o più tra cui Intanto, questa comunicazione sta avvenendo. ragazzi, avvertitemi anche in chat se mi avete mandato un vocale. In una maniera più o meno istantanea, ci devono essere comunque due persone. Tu non comunichi con te stesso, non ha nessun senso, no? Quindi. Anzi, in questo caso il master comunica a tre o quattro giocatori che comunicano tra di loro e magari cambiano idee. Se non c'è il recipient, il destinatario di un incantesimo messaggio, per dire, o comunque una roba sending, queste cose qui, il messaggio non glielo mandi, non arriva. Quindi comunque le comunicazioni vengono interrotte bruscamente, perché la gente è morta, perché i piccioni viaggiatori non vengono più mandati o tornati, o perché sono morti pure quelli. Non è una cosa eccessivamente Ah, ok, complicata. quindi tu stai parlando della mancanza, giusto? Sì, Rispondendo al perché messaggio, la mancanza di comunicazione tra una città e l'altra. è sfuggito il grado di avanzamento tecnologico della campagna. È fantasy classico o modern fantasy? No, in realtà abbiamo specificato che si tratta di un fantasy abbastanza classico, con delle note un po' più dark Dark. e con degli elementi sci-fi, diciamo così, provenienti dall'universo 2, perché queste creature simil-simbiontiche sono degli elementi tipici della fantascienza che, proprio un po' a livello di malattia, infettano un mondo fantasy classico. Quindi sono due realtà che vengono molto diverse, che vengono a contatto. Però effettivamente questa domanda mi ha fatto sorgere in mente un'idea. Noi abbiamo detto che i nostri eroi, protagonisti, assistono a questa intrusione divina all'interno del loro universo, vedendo, facciamo conto, che la città dei nostri eroi è su un altopiano, la città che viene colpita dal dio è su un piano più basso. Quindi io immagino questa sorta di balconata della città in generale, che mostra affacciandosi, mi viene in mente tipo il giardino degli aranci a Roma, che ti affacci e vedi mezza Roma, affacciandoti vedi questa cosa che sta avvenendo. Però se noi abbiamo detto che era già stata tagliata la comunicazione da un po', che può avvenire anche semplicemente con un sono venuti a mancare dei carri merce che sarebbero dovuti arrivare 4 ore fa, come mai, che cazzo è successo? Non lo sappiamo, manda un piccione, non rispondono, boh, ok. E potrebbe anche essere motivato dal fatto che questa mancanza di comunicazione avvenisse prima dell'apparizione del volto. Che magari in preparazione di questo arrivo, cazzo, le persone in città si sentono male. Potrebbe anche Si essere che. possono sentire male. Ti lancio un'altra idea. La città non deve essere per forza una capitale. E se fosse soltanto un Penso. edificio, letteralmente dove la gente va a diplomarsi, Un edificio mi pare un no, po' poco. per dire, no, cioè devi andare tipo in pellegrinaggio in questo posto, in questo luogo di ritiro quasi spirituale, ovviamente no, ma perché lì viene insignito del ruolo, del grado di cadetto, soldato, tenente, quello che ti pare, e loro da questa sorta di caserma sul fianco della montagna vedono la città Solo saltare loro fuori, no? È rispetto al come se resto tu della fossi città. sul forte di Bard o cose del genere in Val d'Aosta, che sono molto in alto, su un po' di castelli, no? E vedessi una città sotto che viene Quindi tu dici distrutta. la balconata non dell'intera città, ma di un pezzo della città che è casualmente Ci proprio si può il inventare qualsiasi pezzo. Uno quando cosa. fa world building, c'hai Ci si l'editor può. della mappa davanti e fai il cazzo che vuoi. Certo. Esattamente. Quindi il discorso è: pensati questi ambienti, cioè, pensate
avendoli presenti nella tua mente, sì, secondo te quali sono i posti su cui ci si dovrebbe concentrare di più da un punto di vista descrittivo e dall'altro da un punto di vista proprio grafico, cioè creando delle mappe? Ma allora, io creerei delle mappe sui luoghi dove vorrei cercare di veicolare i miei giocatori. Mm-hmm. E poi cercherei di aumentare le descrizioni proprio dei posti dove vorrei che andassero. Yes. Quasi perché in maniera subliminale vorrei dire ai miei giocatori: io ti sto descrivendo questa cosa, un po' come la pistola di Chekhov nei film, no? La pistola di Chekhov è questa... si chiama la pistola di Chekhov, ma può essere qualsiasi oggetto, qualsiasi elemento. E quando tu stai guardando un film, lo dico anche al pubblico, magari molti non lo sanno, a un certo punto in questo film, in questo telefilm, viene inquadrata questa sfera poké. Magari io, cioè la serie sta riprendendo in quella scena un dialogo che avviene tra due personaggi. Poi a un certo punto, mentre stanno dialogando, c'è questo primo piano, magari una lenta zoomata sulla sfera poké, e poi si ritorna ai giocatori. Allo spettatore che cosa arriva? Arriva un sì, questi stanno parlando, ma il film mi sta facendo porre l'attenzione su la sfera poké, e questo è il nome della queste cose sono definite pistola di Chekhov, perché magari da lì a un tot di tempo vuol dire che a quella sfera poké succederà qualcosa, o che quella sfera poké sarà protagonista di un evento importante. Nella stessa maniera io cercherei da operare come master alla fine è un regista, cioè prova ad essere anche un regista, tante cose un master. Tu stai definendo il railroading. Sì. Cioè tu stai già pianificando di mandare i giocatori in una direzione. Sì, ci provo. Esatto. So che potrebbe non succedere, però il tentativo uno lo fa così. Ponendo l'attenzione su alcuni degli elementi dell'ambiente che stai descrivendo. Quindi la tua pistola di Chekhov. Sì. Tu immaginati un master che, guardandoti nelle palle degli occhi, ti dice: apri la porta, entri all'interno di questa stanza, ci sono sì un po' di luci qua e là, c'è un tavolo, ci sono dei manuali sopra, una tastiera, una cosa, c'è una sfera poké. Ecco, sì, io stai di proprio in maniera palese. Capisci che è molto spudorato. Sì, è un po' too much, nel senso... Ti stai un po'... stai cascando nella malattia del master un po' mediocre. Mm-hmm. No? Se sei bravo, dovresti permettere ai giocatori di interagire con la tastiera, accendere il computer, far partire la live, parlare con la chat. Devi immaginare con quali elementi potrebbero interagire. E soprattutto, loro saranno soddisfatti della descrizione che hai fatto. Che loro ti diranno: ok, ma effettivamente ci sono delle altre attrezzature, lì ci sono dei ripiani, cosa c'è dentro quelle scatole di plastica? Ecco, secondo me allora questa è una cosa sul quale io vorrei tanto ritrovarmici, mm-hmm, che è uno di quegli aspetti che mi porta a dire: cazzo, vorrei fare da master, mm-hmm, cosa che ancora non ho fatto, perché spesso da giocatore mi ritrovo davanti in quelle situazioni in cui evidentemente il master sta cercando di comunicarmi qualcosa che io giocatore non riesco a recepire. Mm-hmm. Il contrario succede molto spesso, il giocatore a volte recepisce cose che il master non voleva intendere. Anche, cioè magari si incuriosisce tantissimo non sulla sfera poké, ma sullo scaldabagno che gli ha descritto mezzo secondo prima, perché sì, boh, che cazzo ne so, voglio dopo vedere Simone masterare, ma anch'io voglio vedermi masterare. E quindi voglio ritrovarmi faccia a faccia con questa problematica da master, perché molto spesso, forse anche in maniera, come posso dire... non altezzosa, superba, mm-hmm, mi viene da giocatore da pensare, poi non lo dico, cazzo, però ho capito che tu stavi cercando di comunicarmi questa cosa, però a me non interessa, però se io non ti ho manifestato abbastanza interesse, perché non hai veicolato la mia attenzione in quella cosa in un'altra maniera, perché c'erano tanti altri metodi. Quindi tu stai dando al master la colpa di non averti instillato abbastanza interesse nella cosa che voleva. Non lo sto facendo nello specifico neanche di nessun master, no, però certo, tra le tante giocate che ho fatto, quando mi sono ritrovato davanti a questo tipo di scoglio, ho pensato subito, cioè conscio di quello che avevamo giocato e conscio di quello che il master mi avrebbe voluto far giocare, mi veniva sempre spontaneo dire: cazzo, ok, il problema era quello, ma era evidente che noi giocatori non l'avevamo capito. Perché non me l'hai messa in quest'altra maniera? Anche dopo.
che vedi che stiamo... Ora, ovviamente non posso entrare nel dettaglio perché non mi viene in mente nemmeno un esempio, ad esempio, di Luxastra o di Navigavia in cui ho vissuto questa cosa. Mm-hmm. Però l'ho vissuta, cioè so che l'ho vissuta diverse volte e so anche che a volte è molto facile dal lato giocatore fare questo pensiero. È un'autocritica che io mi faccio. Dico, sì, mi autorispondo, grazie al cazzo, tu non eri il master dietro al muro del master in quel momento, magari stavo pensando ad altri 800 cose. E viceversa, però io voglio ritrovarmi come master. Crede di star dando un'esperienza ai giocatori e i giocatori invece ne stanno vivendo un'altra, te lo garantisco. Sì. Te lo garantisco. Ma no, ma lo so, è che io avendo fatto solo il giocatore, mi sembra come che il master il più delle volte abbia molti più strumenti del giocatore per veicolare l'attenzione dove vuole, ma che a volte non vengono utilizzati. E ripeto, questa probabilmente è una superbia, motivata dal fatto che io ho sempre fatto da giocatore, e quindi è molto facile dalla mia posizione dirlo. Ti butto lì un'idea. Abbiamo parlato di Lucone prima, di Navigavia, sì, o di Nicola per lancio una granata. Parliamo di Luca, per esempio, no? Sono relativamente abbastanza fresco dalla stagione 1 di Navigavia, così starò ancora più fresco. Qua hanno fatto l'esempio delle grondaie. Esatto. Torna avanti. Anche nella seconda stagione le grondaie tornano prepotenti. Non parliamo di come è andata la storia della season 1, della season 1, ma io te la butto lì. Sì. Se Jondo, Kyla, eccetera, 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 quando Panama li ha portati sotto coperta nel suo laboratorio e gli ha detto sto facendo queste cose, se i giocatori gli avessero detto e sti cazzi va bene, mi unisco a voi e lavoro per voi, ma secondo me sarebbe stata una figata. Io sono sincero, in quel momento, e probabilmente è quello che voleva ottenere Luca, non ho capito se Luca voleva farli andare in una direzione o l'altra. Capisci? Oddio, sarebbe strano da sarebbe da chiedere a Luca, però ad esempio sarebbe strano nei confronti di Luca pensare che una persona che fa esperimenti su persone ed animali possa suscitare questo tipo di reazione quando all'interno del party tu hai gente come John Doe, che comunque bene o male si manifesta per la giustizia. Sì, però è anche estremamente curioso, è un intellettuale. E poi hai Kyla che vabbè Kyla è quella calda, più testa calda di tutte. Hai Bacto che voleva trombarsi Panama. Sì, però hai Olivier che è una persona estrema, è tipo un Han delle prime tre stagioni. Cioè è totalmente dedito e devoto alla natura. Tra l'altro Olivier è praticamente il maestro di Kyla, quindi ha molta influenza su Kyla. Ha un senso tutto questo discorso, ragazzi. Ha a che fare con la live. Non dubito fortemente che Luca pensasse che quel personaggio avrebbe potuto suscitare una reazione differente. Io voglio pensare, e questo sono sempre io, mi raccomando, noi stiamo creando insieme questa campagna, ma è impossibile sopprimere completamente il nostro ego e le nostre preferenze. Quindi io sono una tipologia di master. Lui, pur non avendo masterato, è una tipologia di master. Voi siete una tipologia di master. Stiamo cercando un compromesso. Esatto. Ora ti dico la mia opinione. Io credo che Luca abbia fatto un ottimo lavoro e credo che tutti i master che fanno cose simili facciano un ottimo lavoro, perché ti descrivono una situazione o un ambiente in una maniera completamente neutrale e permettono ai giocatori, in stile un po' sandbox, come ti dice in gergo, di fare qualsiasi cosa vogliono. E il railroading non esiste nel sandbox, è l'esatto opposto, cioè il railroading e il sandbox, cioè fai quel cacchio che ti pare e railroad. Attenzione, non sto dicendo che non deve avere una trama, non sto dicendo che non devono essere indirizzati da una parte, sto dicendo che se un master ha l'elemento che fa avanzare la trama, ma ha creato una situazione generica ma interagibile al 100% o quasi, che crea una situazione che non era stata prevista e manda comunque avanti a livello di risvolto di trama la trama stessa, perché no? Perché non dovrebbe abbracciarlo? C'è un master che ti dice no, finché non mi interagisci con la sfera, io ti dico
Cazzo, invece ho trovato quest'altro oggetto che ha delle proprietà molto simili. Ma ho tirato fuori il mio ingegno di giocatore e ho dato il mio contributo alla storia. Io ti dico, cazzo, ma molla la sfera, ok? Ma chi se ne frega? Quello che doveva fare quello lo fa adesso il telecomando del condizionatore. Sì, ecco, qua entriamo in gioco in un altro punto. Mm-hmm. Un'altra cosa che, allora, questo non vuol dire che da parte del Master, secondo me, non ci debbano essere dei tentativi di portare i giocatori un po' dove vuole il Master, ok? Non dico che non debbano esserci, dico che debbano esserci, ma non debbano essere l'unica opzione. Mm-hmm. Tante volte, infatti, e lì entra in gioco la mia curiosità nel fare da Master, perché voglio comprendere fin dove è superbia e fin dove non lo è. Perché tante volte da giocatore ho anche pensato, ok, non avremmo preso l'opzione A, che era l'opzione che pensava il Master. Ma perché il Master allora non ha fatto in modo che l'opzione A diventasse l'opzione B? Tante volte, perché allora, che ripeto, è nella mia posizione, è molto facile da dire, perché uno diceva, cazzo, io avrei fatto così, cioè se quell'NPC doveva darci un'informazione, potevi fare in modo che fosse l'altro NPC. Sai come si chiama questa cosa? L'illusione della scelta. E io trovo che sia una cosa orripilante. Ti è mai capitato di giocare a un videogioco e avere due opzioni di dialogo? Scegli la prima, ottieni un outcome, muori, ricarichi il salvataggio, hai di nuovo la stessa opzione, dici quel path non mi è piaciuto, provo l'altro, fai l'altro e succede la stessa identica cosa, solo con parole diverse. Non ti dà fastidio? Sì, però in un gioco di ruolo tu non puoi tornare indietro. Vero? E quindi tu dici il giocatore non saprà mai che ha scelto l'opzione A, ma l'opzione A e l'opzione B erano la stessa cosa. No. Ma gli stai... Ma tu, Master, lo sai. Sì. E quindi shame on you, Master. Fa un po' una wewe. E i tuoi giocatori, credimi, avranno la sensazione che comunque non hanno avuto l'impatto. Però aspetta, ma adesso per spiegare la faccenda sono stato molto facilone nel dire... Cioè, se Luca avesse detto, faccio gli esperimenti sugli immortali, vi unite a me oppure no? Allora avessero detto... Sti cazzi, dai, ci uniamo a te, ci divertiamo, facciamo. Oh, Panama, colpo d'attacco di cuore, perché Luca doveva assolutamente dire, oppure no, ti giri e nella teca c'è tua madre. No. Dici, ma tu hai fatto esperimenti su me, ti ammazzo la famiglia. Cioè, capisci? Se Luca avrebbe dovuto forzare la mano per riportarli sulla linea temporale principale. Ok. Come ci si comporta allora di fronte a... Ok, adesso che mi hai fatto l'esempio di Panama... È discutibile, capisci? Cioè... Far andare per forza le cose in una dichiarazione non è sano, secondo me, per una campagna. Ci deve essere quel grado di flessuosità, per potersi spostare anche e trasformare la campagna in qualcosa che non si era previsto. Perché i giocatori la devono cambiare, la storia. Agnes DJ dice, il problema è che serve molta abilità per padroneggiare questa cosa di creare effettivamente completa libertà. Completa magari no. Però io non precluderei mai a un giocatore la possibilità di esaminare la statuetta di Anne se gli interessasse più della sfera poké. Questo è quello che sto dicendo. E devo dare a ogni elemento della scena, anche perché io voglio fare un complimento ai miei giocatori. Se io gli dico, entri nella stanza, non c'è niente di interessante, ma c'è quella! Cioè, è come trattare i tuoi giocatori da scemi. Se tu gli dici... Però se, ad esempio, i giocatori perdono 20 minuti a concentrarsi su... Guarda Guine, cioè è giustissimo quello che sì, dice. Sì, sì, l'ho letta la roba di Guine. Magari io volevo fargli attirare l'attenzione sulla sfera poké, però per 20 minuti i miei giocatori pongono l'attenzione sulla statuetta. Si stanno divertendo? Si stanno divertendo, ma infatti allora, non li fermerei. Però se poi a un certo punto un giocatore pone l'attenzione di nuovo sulla sfera poké e fa notare un dettaglio che gli altri non hanno notato, quello è un momento buono per dargli ispirazione. Adesso poi entriamo nel vivo di una cosa fondamentale, cioè se io ti metto... Vabbè, scusate, parentesi veramente piccolissima. L'analisi di quella sfera poké. Se io te la mettessi dietro un tiro che tu potenzialmente puoi fallire e quell'oggetto per me è fondamentale per far andare avanti la trama, sei un master del cazzo. Sì. Ok? Perché tu mi fallisci quel tiro, io da master penso, sono stupidi, non hanno visto che la sfera poké era gialla e nera, perché è un Ultra Ball. E dici, porca troia, cioè si vede. Okay. Sto facendo gatekeeping delle informazioni perché volevo che tu facessi una prova che non serve a niente. Le prove vanno messe soltanto quando ci può essere effettivamente un beneficio alla storia, cioè un outcome positivo o un outcome negativo. E se la prova viene fallita? Per esatto, dirvi. Cioè è stupido. È importante che loro capiscano quella roba lì. Ha senso mettere una prova?
succede qualcosa di interessante. Ok, no, mi sembrava all'inizio che tu stessi dicendo il contrario, che bisognava far tirare magari su, che ne so, una, su indagare. Una delle cose che spero di trasmettere alle persone è non mettere più tiri del necessario, perché ai giocatori piace tirare i dadi, ma ok, Simone, fammi un tiro per capire di che colore è la scatola di Luxastra. Tiro, faccio due. Sei daltonico oggi, cazzo, ti sembra un marrone. Capisci? Capisci? Poi il master ti può affabulare e dire sì, la stanza non è molto ben illuminata, questa tu è, non hai scuro visione. Questo è il motivo per cui molto spesso, anche nelle chat, quando si tirano fuori questo tipo di argomentazioni, arrivano messaggi di persone che dicono questo è il motivo per cui ho abbandonato D&D. Eccola. Esatto. O per cui non mi diverte più giocare D&D, perché scoprendo altri manuali so di avere chance, che le chance di scoprire i dettagli dipendono dalle mie abilità nell'interpretare in quel momento l'indagine e non da un semplice tiro di dado. E da una parte lo posso capire, perché anch'io ad esempio mi sto un po' distaccando ultimamente da D&D, sarà per il manuale di Navigavia, per la nuova stagione, ma mi sto avvicinando tantissimo a questa tipologia di manuale che è 7C. È bello, e riconosco che hai gli incrementi, tiri di dado, cioè alla fine la battaglia finale che hanno fatto nella season 1, non dico con chi, non dico dove, quando e perché, quando tirano secchiate di dadi, anche lì la parte del giocatore che vuole fare danni, vuole fare robe, viene certo fuori, ma ti lascia libertà. Se vuoi fare una piroetta al contrario, triplo salto mortale carpiato all'indietro con avvitamento, lo puoi fare in silenzio. Certo. Il master stabilisce un numero di incrementi, è fighissimo. Torniamo in carreggiata. Descrizione degli ambienti. La descrizione degli ambienti deve essere quanto più lineare possibile. Non devi dare troppo risalto a un posto piuttosto che all'altro. Ok. Però ci sono dei time skip doverosi entro cui non succede virtualmente niente. Quindi se pianifichiamo di non far succedere nulla nel tragitto tra città A e città B, non ha senso stare lì a tirarle per le lunghe con le descrizioni, no, dire certo. Il mondo intorno a voi, il terreno intorno... Sì, ascoltiamo Vicky adesso. Il terreno intorno a voi è molto arido, in lontananza continuate a vedere questa torreggiante città ricoperta di questa purulenta sostanza biologica. Cioè, vedi, io adesso la sto tirando per le lunghe, no? Sì. Ha senso? È uno di quei tipici momenti in cui il master deve stare zitto e coadiuvare l'interazione tra i giocatori. Tu mi stai chiedendo se ha senso o meno. La mia risposta, per esempio, sarebbe non sì o no, ma dipende. Io ti sto dicendo, cioè, se io gli sto descrivendo un luogo dove stanno arrivando e che è un'estetica completamente diversa, mi addentro nel racconto, anche perché la narrativa del master in quel momento sono gli occhi dei personaggi. Saper dosare questa cosa è fondamentale. All'inizio, quando c'è un'apertura, ok, e quindi devi descrivere il primo ambiente in cui i giocatori si trovano, anche se non ci sono elementi fondamentali alla trama, perché nel nostro caso loro stanno venendo insigniti di questa cosa, o il diplomino, o decidiamo qualsiasi cosa, può anche essere un'investitura con la spada, il cacchio che ti pare, tu devi essere proprio, devi tirare fuori descrizioni a profusione. Il giocatore deve rimanere affabulato, affascinato. L'immagine deve prendere vita nella loro testa. E poi, pam, succede qualcosa. Gente che grida, il messaggero che arriva. Aiuto, aiuto, sta succedendo qualcosa. E tutti che accorrono fuori. Mi viene in mente, ad esempio, l'intro di Luxastra, della prima stagione, dove noi non si è dilungato troppo, mette effettivamente sulla descrizione del fumo aspro. Ci ha fatto subito ruolare, ci ha fatto interagire con le prime cose e poi a un certo punto è arrivato l'urlo del pazzo. Tu dici, sto introducendo i personaggi, ci sono stati anche gli intermezzi che all'inizio avete sperimentato con questa cosa con Matt sul divano che diceva come vi sentireste se foste nel corpo di un altro, parlando di gadget, sì. No, queste cose qui. Vabbè, quelli erano per il pubblico. Erano per il pubblico, cercavate di spiegare un attimino. La mia domanda è un modo valido? Assolutamente, è la risposta, assolutamente sì. Per introdurre i personaggi, intendo. Gli dai fin da subito spazio per loro. Se invece li vuoi catapultare quasi subito dentro l'azione, in una situazione di fight or flight, lo puoi fare. Devi decidere in maniera registica qual è il momento in cui gli permetterai di parlarsi.
La forza di questo scenario che abbiamo immaginato a livello di investitura, di diploma, eccetera, è che i personaggi virtualmente possono avere una vaga conoscenza gli uni degli altri, perché possono essere stati nella stessa caserma, plotone, essersi allenati ogni tanto insieme, avere anche qualche rapporto. Ma di fatto, di quelle 20-30 persone che si stanno diplomando, perché devi conoscere tutti? Non possono essere tutti i tuoi bro. No, no, quindi metti delle persone... delle persone chiave, e poi le altre sono... gusci vuoti che puoi riempire quando vuoi. E si chiacchiererà, no? Magari sul tragitto, magari uno sarà più triste perché ci avrà la figlia, sarà preoccupato per la figlia, che se è morta, è viva, cosa succede, eccetera. E poi il background del personaggio ti dà un sacco di hook, perché decidi che minchia, la figlia arriva, tutta mostruosa, eccetera, davanti al padre, cioè cazzo, ti traumatizza il giocatore, sta roba, ed è figo. Ora, quindi l'ambiente iniziale della nostra storia merita, secondo me, di essere abbastanza descritto, no? Quindi un'introduzione a livello di railroading importante, puoi dare qualche spazietto al giocatore per salire sul palco, avvicinarsi all'istruttore che lui lo diplomizza, che la fa un po' vivere, diciamo, esatto, no? Però fino a un certo punto, il momento d'azione, il momento in cui tu devi dare la palla a loro, è un altro. Se tu all'inizio della campagna dici un po' pigro da parte del DM, certo, le devi mettere dentro la situazione, no? Perché magari soprattutto all'inizio c'è quel momento in cui i giocatori sono un po' in una fase di imbarazzo e non sanno bene come... Esatto. Ah, quindi adesso abbiamo in mano il controller, però a volte gli serve un po' una spintarella. A loro serve uno stimolo. E credimi, a te servono gli stimoli che ti danno loro. Sia prima, in preparazione, quando ti danno un background, sia dopo, quando nel tragitto noi staremo in silenzio, gli daremo la palla, perché questo è quello che penso. E qua c'è da decidere, ok, ci sono effettivamente dei fight o qualcosa che vale la pena rivedere su una plancia di gioco, su una griglia, all'inizio? No, perché in realtà i mostri, le robe con cui loro probabilmente combatteranno sono nella città e magari hanno cominciato a espandersi un pochino, quindi potremmo trovarli anche leggermente nella periferia. Però se uno volesse fare una sorta di tutorial... Mm-hmm. al giocatore, mm-hmm. potremmo inventarci che in questa premiazione, in questa, come si chiama, assegnazione di meriti militari, mm-hmm. c'è magari un piccolo combattimento corpo a corpo. Mi sembra il tipico tutorial da videogioco. Da The Witcher, proprio mi viene in mente proprio The un Witcher GDR, 1. Non devi spiegare ai giocatori come giocare. No, però già. Magari gli dai una... lo sanno già, oddio, dipende. Final Fantasy 16 che con Murdoch che ti dice... Ah! Tu sei lo scudo della fiamma, vieni e combatti. Cioè, c'è Baldoin che ti fa il Diego, insomma, doppiatore, sì. Che ti fa il tutorial, però dici, minchia, cioè... io cringio sempre un pochino. Ok, vabbè. No, a me sembrava interessante. Può funzionare, i giocatori non si devono mettere alla prova. E soprattutto rischi di creare un accenno di azione quando in realtà dovresti costruire il pathos. E, cioè, piuttosto che fare... poco pathos, poca azione, fai tanto pathos e tanta azione in una botta sola. Questo mm-hmm. è un consiglio che quindi mi inizio do. Morbido e poi inizio dico e poi dopo quando arriva l'azione vera. Mm-mm, esatto. Stanno arrivando tantissimi commenti. Cominciamo a sentire messaggi. Tanto premetto robe, che eccetera. Vi stavamo leggendo mentre chiacchieravamo, sì. Non potevamo fermarci perché sennò interrompevamo il flow del discorso. Però intanto tu tieni il mouse se vuoi trovare qualche commento che magari ci è saltato dall'occhio e potrebbe essere interessante. Sentiamo che cosa ha da dire Vicky Blue, che era da prima che ci aveva mandato un vocale. Vai Vicky, ti ascoltiamo. Se qualcun altro ci vuole mandare vocale e non ci riesce, ragazzi, dovete andare nell'ultimo post di Telegram di Tales Herald, mm-hmm. il canale, non il gruppo, e commentarlo con un messaggio vocale. È mm-hmm. quello che vi rimanda questa live. Ciao ragazzi, come state? Volevo... condividere il mio pensiero sulla questione delle battute o non battute. Ieri ho rivisto la puntata in cui viene sconfitto Syros di Luxastra Stream. Okay. E c'è quel momento bellissimo tra Galgit e Dahlia, dove Galgit le spiega di non dover prendere tutti gli outcome negativi del caso sulla propria coscienza, perché non le fa bene e perché non vuole che lei diventi come lui. Mm-hmm. Quella scena è stupenda, veramente. E stavo pensando, per esempio, in un momento del genere una battuta sarebbe stata estremamente destabilizzante. Avrebbe veramente rovinato tutto, quindi le battute ci stanno tantissimo, però bisogna scegliere sapientemente quando pensarle, perché altrimenti rischiano di rovinare momenti bellissimi come questo. Mm-hmm. È vero, sono d'accordo. Ah, ma era arrivato un'ora fa un raid da zio Gabrio, non me ne ero accorto. Cazzo, scusaci Gabrio, grazie mille.
Sì, allora sono molto d'accordo. Quella scena è stata veramente. Ecco, è molto bello vedere Matt e Gian Andrea quando vanno in full roleplay. Perché che sono termini coniati ovviamente internamente. Full roleplay vuol dire quando sono presi bene. E mi è capitato di vedere sia Gian con Nico che Gian con Matt entrare in un full roleplay veramente bello, del quale poi ne sono susseguite delle interazioni tra personaggi, NPC magari e giocatore, personaggio giocante, emozionanti. Poi vabbè, lì giocano a vantaggio anche le musiche, la post-produzione, però non voglio prendermi meriti che non ho. Gian Andrea e Matt sono due giocatori, perché anche il master è un giocatore, da questo punto di vista su proprio un livello molto molto alto, non dico su un altro livello rispetto a tutti quanti gli altri, ma comunque su un livello molto molto alto, e regalano delle interpretazioni veramente fantastiche. Ecco, su questo in particolare Matt come narratore secondo me c'ha un'abilità speciale proprio nella sua scheda personale nel riuscire a creare delle atmosfere veramente veramente fighe. Pochi altri master ho visto avere questo tipo di caratteristica. Poi ci sono anche lì delle volte in cui magari vedi, cioè, siamo esseri umani. Ad esempio, vi posso tirare fuori l'esempio nel caso di Han, quando si è cagato addosso per l'ennesima volta dopo le miniere. Mm-mm. Io lì come giocatore dissi: cazzo Matt, proprio in questo momento mi fai cagare addosso. Era un momento che poteva essere un assist drammatico, però comunque anche lì, se io avessi fatto quello che stavamo dicendo prima, che di fronte a un problema si intoppa, avrei mi sarei privato di un momento bello, perché nonostante la cacata, subito dopo comunque ne è uscita fuori un'interazione molto bella anche con gli assist che mi ha dato Sara. Mm-hmm. Vabbè, poi Matt è entrato più in sintonia con quello che stavo, probabilmente non l'aveva capito, però vedi, cioè non è mai facile. Qui adesso ho portato l'esempio di un master che è molto bravo in questo che fa, e però può capitare a chiunque di perdersi un bicchiere d'acqua. Mm. L'esempio comunque della stagione di Luxastra's Dream con Cirrus e appunto Galgit, quello secondo me è stato un momento altissimo, e sono pienamente d'accordo con Vicky, veramente. E, ma come ce ne sono stati diversi, sia in Luxastra's Dream, Luxastra's Lullaby, Navigavia, ce ne sono stati veramente tanti. Aspetta, fammi vedere se sono arrivati. È arrivato un altro commento intanto. No, cazzata, è stato cancellato mi sa il commento. Anes ci Vai. Chiede, io ad esempio una volta ho messo una prova, se è vecchio questo, parlavamo ancora delle prove sugli oggetti, ho messo una prova su un oggetto importante per la trama in sessione zero, sì. Lui l'ha fallito, ma l'NPC presente con lui l'ha superato. Ok. In questo modo ho fatto dubitare l'NPC dell'abilità del player, è un approccio buono? In questo modo più che altro sembra che se un personaggio lo fallisce ma lo azzecca l'NPC, sembra quasi che ci sia quello che era stato descritto prima da Manfredi, cioè il railroading. Nel senso, può essere buono, ma quanto credibile? Se tu tiri per i tuoi NPC, cosa che puoi fare liberamente, ma se lo fai anche in questi casi molto importanti, mi viene da pensare, a me giocatore, è un Deus Ex Machina. Vi faccio questo esempio. Intanto non ne parlo mai. Mm-hmm. Quando ho masterato Discesa nell'Avernus, alla fine uno dei finali è praticamente dietro questa sorta di tiro, sì. O superi il tiro o questo outcome non lo puoi avere. Io credo, i miei giocatori comunque si sono divertiti, e alla fine qualcuno che verbalizza molto poco il suo apprezzamento per le giocate mi ha anche espresso il suo stupore, mi ha detto wow cavolo, sono rimasto sbigottito perché mi è piaciuto veramente tanto come hai concluso la campagna. È stata una cosa un po' ombrio, ho dato a ciascuno dei premi che non erano previsti dal manuale. Vabbè, ci sta. Per ottenere questo outcome particolarmente favorevole dovevano superare dei tiri. Ognuno dei giocatori ha provato il tiro, perché loro mi avevano chiesto devi fare esattamente quello che c'è scritto sul manuale, questa era la nostra dichiarazione di intenti, sul manuale era prevista questa cosa, non l'ho messo io il tiro. Ognuno di loro lo fallisce. E a quel punto, come dice Anes, a superarlo è stato un NPC. Perché non c'è scritto da nessuna parte che l'NPC non lo può fare. E io volevo premiarli, perché se lo meritavano, avevano giocato bene. È stato un po' anticlimatico. Mm-hmm. Capisci? Cioè, era sul finale. Quindi l'ho incerottata dicendo che loro
erano stati di assist all'NPC. Però cioè, sul finale, che ha dato la mazzata finale. Ci può stare anche il finale brutto. Sì, assolutamente. Però era un peccato che avessero fatto 99,9% bene e avessero fallito quell'ultima cosa. Capisci? Mi sembrava proprio di punirli. È quindi, come quando in Oddworld salvi tutti, ma ne rimane solo uno, e quindi alla fine muori. Quindi è un approccio buono. Io credo che non privare il giocatore di un'informazione sia sempre un approccio buono. Il fatto che tu abbia trovato un escamotage a livello di meccanica per giustificare anche un aspetto di roleplay, secondo me è ottimo. Mi chiederei, era veramente necessario? Questo personaggio aveva un'expertise, una competenza tale da poter analizzare l'oggetto, rendersi conto di quella cosa senza una prova? Se sì, cioè, forse non l'avrei fatto fin dall'inizio, però è stata una bella trovata quella di trasformarlo in roleplay, dirò questo. Ma quindi non userete più D&D per le campagne? Ma chi l'ha detto? No, non l'abbiamo mai detto. Ma l'avevo letto prima mentre stavo parlando, ma non volevo interromperti. No, ragazzi, anzi, come abbiamo detto proprio che giocheremo queste idee in mente. Giocheremo proprio in quinta edizione. Cioè, io, tra l'altro, io stavo parlando a livello estremamente personale. Io ultimamente, che sapete, ho sempre detto, per me Pathfinder è il mio manuale preferito, perché lo rimane tutt'oggi, perché mi ha portato maggiormente l'interesse per i giochi di ruolo. Nonostante io abbia imparato a giocare di ruolo, imparato parolone perché faccio un botto di errori, con D&D 3.5. Poi ho scoperto Pathfinder, me ne sono innamorato, anche probabilmente grazie al fatto che Pathfinder ha Golarion, che non so nemmeno quanto sia legale, che ti mette a disposizione tutte le espansioni, cioè là ho avuto modo di approfondire meglio rispetto a D&D 3.5, che non avevo tutti i manuali, ma me li prestavano, ero un ragazzino. E quindi ad oggi io penso a Pathfinder, e c'è anche la questione proprio nostalgica, no, di Pathfinder. Ma ad oggi per me è più interessante 7C. E l'ho detto anche prima, probabilmente anche perché sta uscendo il manuale di Intel, sto editando e lavorando a Navigavia, quindi magari sono portato a dire questa cosa. Magari tra 6 mesi cambio idea e ne trovo un altro più interessante di 7C. Ma ad oggi il sistema di gioco di 7C è per me l'alternativa migliore a un sistema di gioco nostalgico come Pathfinder. Mi fa ridere il termine nostalgico perché ormai lo associamo spesso al fascismo, ma in realtà nostalgico intendo proprio nel vero senso del termine. Ma il fatto che a me, che io mi stia avvicinando più a 7C, allontanando un minimo da D&D, non implica che Intel smetta di fare video su D&D, ragazzi, è impossibile. Anche volendo, anche non amando D&D, non possiamo tenere fuori D&D, perché è un argomento, è un sistema di gioco estremamente diffuso. Nel momento in cui siamo un canale di GDR, come fai ad ignorare D&D? Poi, se a me non piace più una cosa o ne piace un'altra, e non è questo il caso perché mi piace D&D, semplicemente mi sto appassionando più ad altro, non vuol dire che tutto Intel viene trascinato nella mia idea. Cioè, io non... Cosa stiamo parlando? Uno sta tenendo il conto delle volte in cui Manfredi nomina sta campagna. Quale campagna? La discesa dell'Avernus. Ah, ma tu sei sempre... Ti ho sempre sentito parlare tanto di discesa dell'Avernus. Anche è stata la campagna più lunga che io abbia portato. Cioè, ma sta qua. Ho spaziato tanto... Potrei parlarvi anche di altre cose ombre che ho fatto, ragazzi, ma gli esempi più palesi sono successi lì. E quindi è per questo che ve ne parlo. Ormai mi rendo conto che sia diventato un meme. Grazie, Padawan. È una questione di lunghezza, nel senso, è sempre fate parte delle poche cose che più mi hanno ispirato, e questo è i prossimi mesi a venire. Questo è ai prossimi mesi a venire. Grazie per la grazie Padawan. Bello, ragazzi. Poi ciao, scusate, domanda importante su Lucca Comics: fate qualche conferenza, presentazione o altro? Quando e a che ora? No, non stavo ridendo per questo. Ok. Ma per il commento di Sirandra qualcosa, Pathfinder uguale quando c'era lui. Mi è fatto morire sta cosa. Allora, sì, non ho problemi a ridirlo. Allora, intanto vi dico, passami un secondo il mouse, scusami. Se avete dubbi, ok, dov'è il rewatch? Sotto al trailer che abbiamo pubblicato ieri di Navigavia, per l'altro, quante views ha fatto in 24 ore? Fammi vedere. Oh, minchia, 30.000, bella.
80.024 ore è tanto. Nella descrizione, ok, non si fa mettere like perché sì, tanti like per capo bastone. C'è Agagaga. Info per Lucca Comics and Games. Ok, quindi se avete domande su Ma Lucca, a parte che lo scriviamo ovunque, ogni giorno ci saranno delle storie dove vi faranno vedere le mappe, vi ricorderanno gli appuntamenti, più ci avvicineremo a Lucca, più ci sarà questa cosa. Pubblicheremo su tutti quanti i social, quindi ribadire qui in live di seguirci su tutti i social è un po' una ripetizione del cazzo, però magari c'è un momento di vuoto, aprite YouTube e guardate la descrizione del trailer di Navigavia, che rimarrà sempre nell'home page come trailer del canale. Perché qui c'è scritto tutto. Venerdì 3 novembre alle ore 16.30 presso la chiesa di San Francesco, piazza di San Francesco. Ho voluto esagerare, ho messo pure il cap. Si terrà lo showcase di Intel. Ragazzi, è l'evento più importante dell'anno di Intel. Lo sanno tutti quelli che hanno preso parte ad ogni showcase di Lucca. Durante l'evento potete godervi in anteprima la proiezione della nuova stagione di Navigavia. Faremo un'anteprima della prima puntata. Già l'abbiamo fatta in un paio di fiere, ma la rifaremo. Fare domande ai membri del cast, scoprire i progetti futuri e tutte le novità sulle proposte videoludiche, perché qua non a caso mi metto sulle proposte videoludiche e lo scoprirete se verrete. Per acquistare il nuovo manuale di 7C, vi rispondo anche a questo, potrete venire tutti i giorni all'House of Creator presso la sala Canova di Arcadia, dove terremo ogni giorno un firmacopie, ogni giorno ad orari da definire, l'ho già specificato, per questo ci dovete seguire sui social. Mentre se volete potete anche acquistare il manuale Navigavia anche da un'altra parte, perché sarà disponibile anche allo stand di Games, cioè addirittura il numero dello stand, CAR271, presso il padiglione Carducci. Meglio di così, perché vi ho fatto tutto sto malloppone, perché se qualcun altro arriva tra mezz'ora e chiede ma faranno anche cose su Lucca Comics, potete rispondergli così, ragazzi, è tutto in descrizione, è tutto ovunque, è nella descrizione del video su Instagram, nella descrizione del video, e purtroppo io farò anche un vlog, faremo anche un vlog specifico su sta cosa. Ma intanto, Manfredi, cosa stai facendo che stai disegnando sulla lavagna da prima? Faccio le cacchette di Arale. Va bene. Intanto, beh, per forza, cos'è che è successo? Raidanti, c'è stato un raid, non me ne sono accorto. Need Games, stavo parlando proprio anche di te. Grazie per il raid, Nicola. E credo tu abbia appena finito pranzo di ruolo, bello di casa. Per forza, sì, mio padre. Considerate di creare un podcast per la community su YouTube, funzionano molto bene. Faremo anche questo, lo facciamo molto spesso, anche i post nella community di YouTube. Non mi ero accorto del raid, ragazzi, ero andato in full... Sam666, stai rischiando il ban. Vabbè. Comunque, cos'è questa cacchetta di Arale? È veramente una cacchetta di Arale? Più o meno sì. È un avamposto, cos'è? È un posto. Senza avan. È un avamposto. Allora, sto cercando di visualizzare quello che potrebbe essere il percorso dei nostri giocatori, ok? Visto che comunque è un aspetto fondamentale della live di oggi, parlare degli ambienti. Sì. Allora, piccolo ultimo consiglio. Quando si va a immaginare un posto, è fondamentale che nella testa del master sia molto ben definito. Meglio è definito, più facile è non dover improvvisare. Okay. Se non si è bravi con l'improvvisazione, cioè devi capire, sei bravo a improvvisare? Ok, perfetto. Allora io da un momento all'altro posso dire che lì in mezzo c'è una penna. Anche se prima non c'era, anche se non avevo stabilito. Perché il tuo giocatore vuole avere un'interazione. Ok, quindi fai spawnare una penna. Leggi il tavolo e decidi che lì magicamente c'è una penna. Se non sei bravo a improvvisare, compensi con l'high prep. Quindi ti prepari molto prima e insomma hai tutto sotto controllo. Puoi prenderti degli appunti, eccetera. A me funziona molto immaginarmi proprio i posti. Se ho già un'idea di come vorrei che apparisse questa sorta di caserma, questa sorta di edificio iniziale, no? Io quello che direi però non è una parte fondamentale, perché alla fine non cambia. No, non è una parte fondamentale la descrizione, l'aspetto che ha questo posto iniziale, perché non è il palcoscenico delle nostre avventure. Capisci che cosa intendo? Sì. Quindi a livello di importanza, per quanto sia importante avere un'idea chiara di come sia fatto, come non sia fatto, io partirei da quelle che possono essere le situazioni in cui incappano i nostri giocatori e creare gli ambienti di quelle situazioni lì.
e sarà quello il momento in cui loro giocheranno. Io non mi metto a definire che ogni 5 minuti c'è un cactus a forma di pene, a quanto pare, sulla strada che separa l'avamposto A dall'avamposto B. No, certo. Capisci? Non ha nessun senso. Quindi decidiamo la nostra lente di ingrandimento, la nostra telecamera, su che punto è piazzato. Per me la lente di ingrandimento nella prima sessione dovrebbe essere piazzata su due punti della città che viene devastata. Due punti. Okay. Uno subito precedente a il punto zero dove si trova il simbionte che tecnicamente ha i geni divini positivi. Okay. Quindi quello, il simbionte di cui parlavamo nella scorsa puntata, che dovrebbe impossessarsi dopo un combattimento, grazie a Skull per l'abbonamento, con i nostri eroi, ma con una possessione positiva. Ok. Quindi uno è subito prima, in cui vorrei far avere un piccolo combattimento dei nostri eroi con un'altra entità più scarsa e più e malvagia. Okay. Gliela voglio far battere, voglio farli arrivare al combattimento con l'entità positiva, che poi finirà per vittoria da parte dell'entità positiva e il loro successivo risveglio con i superpoteri. Però li voglio far arrivare già stanchi, già provati e consci del fatto che probabilmente non vinceranno. Quello è una scena non skippabile. Il cratere o comunque il punto in cui questo uovo verrà ritrovato dovrà avere una motivazione per essere ricercato, quindi noi dovremo capire cosa spinge i giocatori ad andare su questo punto qui. E la motivazione me l'ero già data, che era in fase quasi di creazione del loro personaggio. Vorrei che ognuno di loro avesse un caro, è una persona cara nella loro città, nella propria città, da andare a salvare. E questo è generico in quel punto specifico della città. Sì, voglio veicolare tutti quanti in quel punto specifico, e magari il quartiere dove si trovano i loro genitori o le loro... Torniamoci. La città è composta da set di mura, delle mura. Parte da un sondaggio, perché mancavano i sondaggi a Guine. Un Penectus, un Cactene. Vabbè, dicevi. Dicevo, ci sono delle mura intorno a questa città? Le metterei. Non ci sono delle mura. O ci sono? No, non me lo chiedere. Secondo te è funzionale che ci siano? Può essere. Io voglio fare in modo che... Alla fine un insediamento lo devi proteggere. A livello realistico, una città cerca di proteggersi da... Potrebbe averlo, potrebbe essermi utile. Sì, attacchi, perché però di solito sono esterni, non interni. A livello scenico è molto bello, molto piacevole descrivere delle mura che sono crollate, no? Quindi tu ti rendi proprio conto di questa civiltà che di colpo è venuta meno, è stata soppressa, diciamo così. Ok. Per come la vedo io, il railroading in questo momento può avvenire in più modi. Quello che dico... Allora, domanda fondamentale. In quante sessioni vorremmo arrivare alla fine del prologo? All'assunzione, all'assimilazione di questo simbionte? Perché anche quello è importante. Ci si può non dare un tetto, ma può aiutare a capire... Per me potrebbe anche essere la prima sessione o la seconda sessione. Cioè, la prima sessione potrebbe concludersi con il combattimento con uno di due simbionti, forse il primo. E la seconda 3-4 ore, Sì. 3. Stiamo sulle 3. Allora forse anche la prima sessione. In 3 ore tu vuoi che il master descriva l'ambiente, arrivi il messaggero, loro vadano fuori, vedono l'uovo che si schianta sulla cosa, ruolino il fatto di... Oh mio Dio! Sembra tanto. Li mettano in marcia, facciano magari dei fight lungo la strada, all'interno delle mura, ecco, io la marcia esplorino... gliela farei skippare con una descrizione, non gli farei vivere la marcia. Rischi di perdere... No, ok, però poco alla fine, farei... magari proprio all'altezza delle mura, potrebbero esserci i primi simbionti. Allora direi alla fine della seconda sessione. Alla fine della seconda sessione c'è il combattimento fallito. Penso io ti avrei detto... Scusami, se tu... crei un avamposto, comunque un insediamento di qualsiasi tipo,
e lo velocizzi. Quanto è importante? Sì, però hai la possibilità di descrivere gli ambienti che adesso sono crollati, puoi farli entrare dentro una chiesa, dentro una casa, fargli scalare delle robe importanti, mettere più fight all'interno della cosa di questo evento, cioè li fai arrivare stremati, visto che tu dici che erano stanchi al combattimento finale. 4 forse mi sembra un po' too much, 3 potrebbe essere il numero giusto, perché ad esempio sì. Prima sezione immagino che c'è tutta la descrizione del mondo, la premiazione, e potrebbe concludersi con il cliffhangerone, sempre se i tempi poi corrispondono a quello che verrà giocato. Al faccione divino che appare sul cielo. La seconda sessione potrebbe concludersi con... Secondo me no, quello è l'incipit della prima stagione. È primo il momento episodio. Iniziale? Sì. Nelle prime battute. Entro la prima ora questa parte è già stata ampiamente descritta. Facciamo un sondaggio? Sì, facciamo un sondaggio. Infatti stavo per proporre. Perché io ad esempio mi baso molto sulle mie tempistiche che assorbo da montatore per i video che facciamo. Le opzioni sono, cioè, ad esempio, una sessione in Intail di solito sono o 2, se non addirittura più episodi, in base a se ci sono uno due gruppi. Di solito 2 ore di gioco diventano 1 ora di episodio, quindi io prevedo sempre che, o faccio in modo che il master preveda che al termine del primo blocco da 2 ore c'è un cliffhanger. Che si può fare, eh? Però io ragiono così per deformazione professionale, probabilmente devo anche togliermi dalla testa questo modo di ragionare. Perché la master è far fermare una sessione su un momento di tensione. A questo punto una sessione ti può durare mezz'ora come può durarti 18 ore. Sì, troppo Matteo, c'hai ragione, forse c'hai ragione tu. Quando sono passate quelle 2-3 ore? Che vuol dire colpo gro? Nel senso, sta praticamente dicendo... soltanto dopo che sono passate almeno 2-3 ore di gioco blocchi il gioco in un qualsiasi momento in cui si crei tensione. Bisogna interpretarla come una mania di controllo, ma tu devi avere un'idea di che sì. Cosa succederà nel... dipende, poi se loro arrivano al combattimento prima della fine di quelle 2-3 ore glielo fai vivere un po' il combattimento, fai in modo tale che magari ci sia un altro tipo di... Worst case, esatto, l'esperienza dei giocatori gioca un ruolo fondamentale, perché ci metteranno meno tempo a fare certe cose e ce ne metteranno di più a farne altre. Esatto, Song Myself. Questa cosa che dice Simone dipende se è una cosa editata o live. Hai ragione, io adesso la sto ragionando come una roba live. Infatti. Cioè, nel senso, la devo ragionare come una roba live, ma la sto ragionando come una cosa editata per deformazione professionale. L'ho detto prima, probabilmente sto esagerando, come ha detto Matteo Marfini. Sto perdendo... ma non è facile per me, ragazzi. Io sono 5 anni che sì, gioco, ma la maggior parte delle cose che ho giocato l'ho giocato per YouTube. Okay. Allora, cerchiamo di andare avanti, perché alle 17 dovrei proprio... Ma perché? Dove sono? Sono le 16.37. Ma è possibile? Ma quando? Le 16... quasi 40 minuti che sono passati. Allora, il discorso è... il numero di sessioni che separano i giocatori dalla scoperta di questo simbionte positivo determina la quantità di ambienti che dobbiamo inserire. Questo è sacrosanto. È per questo che ho fatto a te e ho fatto alla chat questa domanda, che può essere benissimo l'argomento di un sondaggio, cioè quante sessioni, quanto tempo ci vuole secondo voi, perché questo è il prologo, ma può benissimo essere una... stagione zero di per sé, che poi alla fine è quello che è un prologo, è un pilot. Quanto deve durare questo pilot? Il sondaggio, infatti, adesso ci arriviamo, Sam. Quanto deve durare questo sondaggio? Questo prologo? 1, 2, 3 sessioni? Perché noi possiamo fare tutta questa cosa in una sessione sola? Secondo me è anticlimatico. Io la farei pensata per 2 sessioni, farmi, cioè navigare tutti questi ambienti in così poco tempo, per me, io per quello vedo, dovranno uscire da là, cioè nel senso comunque dei combattimenti, cioè io vorrei farli arrivare al punto in cui vengono assorbiti dal simbionte molto presto, perché quello è l'unico punto che per me è fondamentale che loro raggiungano, è quasi railroading, ok? Io voglio che loro arrivino lì e poi da lì diventa open, nel senso da lì puoi fare il cazzo che vuoi. Quindi alla fine del prologo, che è l'assimilazione del simbionte buono. Sì, al momento in cui loro
arrivano all'interno della città che è stata invasa e vengono successivamente a un combattimento assorbiti dal simbionte positivo. Song, anche secondo me, 4 sessioni, 3 forse ancora. Io la farei pensata per 2, vi sto dicendo come la farei io, pensata per 2, ma con la possibilità che possa espandersi a 3 o addirittura a 4 in base a quello che fanno i giocatori. Anche perché per adesso la nostra storia, io ti ricordo, che si è concentrata fortemente su questo aspetto qua, cioè il momento dell'assimilazione del simbionte, ma per quello che viene dopo... Non abbiamo previsto niente. No, ma io non vedo l'ora di arrivare a quello che succede dopo, perché secondo me quello che succede dopo è ancora più figo. Però. Andiamo per pezzi, però. Sì. Sarebbe bello creare un'intera campagna dall'inizio alla fine, ma loro sicuramente vogliono anche vedere qualcosa di più ciccioso, quindi gli NPC, eccetera, eccetera, eccetera. I giocatori che vengono tirati in ballo, il background che c'è, insomma, da gestire. Sono tutti aspetti carini, interessanti. Ora... Secondo me in troppe poche sessioni questa quantità di ambienti viene sprecata. E narrativamente parlando, ha poco senso che una città presa praticamente d'assalto da una razza aliena che controlla gli esseri umani e li rende anche aggressivi, eccetera, non crei un rallentamento significativo al party, al neo-party che si è appena creato in circostanze un po' disastrose. Cioè, questa città qui, secondo me, piena, cioè tutte le persone che abitavano potenzialmente, cioè, quasi tutte, o sono state uccise o sono state infettate, sì, e quindi adesso sono dei mostri. Che significa che prima di arrivare al centro, all'epicentro dello schianto, cazzo, dovranno affrontare un po' di situazioni, dovranno esplorare, dovranno magari anche abbassarsi moralmente a livello di prendere degli oggetti da delle persone per sopravvivere, per curarsi, dover rubare, dire cazzo questo è sciacallaggio puro, ma lo devo fare pur di sopravvivere. Cioè, sono tutte situazioni di questo tipo. È arrivato un sondaggio, è partito ragazzi, sta vincendo effettivamente 4 sessioni. È fattibile, nel senso, per me, semplicemente devo rivedere un attimino quello che mi stavo immaginando. Colpo grosso, non lo sappiamo. Non lo sappiamo, io ho cominciato questo format con l'idea che le sessioni fossero in totale 4 e che in realtà quello che noi adesso abbiamo cominciato a definire prologo fosse letteralmente la prima campagna. Il nostro doveva essere un esperimento molto dimensionato, ok? Sì, ma sta diventando... È diventata una cosa grossa perché vuoi un po' l'entusiasmo che ha dimostrato Simo, vuoi un po' l'entusiasmo che avete dimostrato voi, c'è il potenziale probabilmente per farla diventare una cosa più grossa. Io non escludo, e ve lo... che la cosa più saggia da fare in questo momento, per non mettere troppa carne al fuoco e valutare bene tutti gli aspetti della creazione di una roba, sia concentrarci su queste 4 sessioni di cui abbiamo parlato e le nostre live non pensarle oltre queste 4 sessioni, a costo di giocare con i giocatori 4 sessioni, chiudere il prologo e fare poi un altro ciclo di live tutti insieme a noi dove riprendiamo da quello che è successo. Queste 4 sessioni con questa conclusione potrebbe tranquillamente essere una stagione, anche se poi la vera narrativa che io ho in questo momento in mente, che ancora non ho espresso, è subito dopo questo avvenimento, però può essere tranquillamente una seconda stagione con più sessioni. C'è un ragazzo che non riesco a leggere il nome perché c'ha il nickname blu, cos'è? Ah, speriamo me la cavo, che dice: avete letto della proposta sulla figlia del re del castello, volete che la rischia? Poi no, io l'ho letta, l'ho sbirciata, era parecchio tempo fa, con il fatto che magari potrebbe esserci soltanto una caserma e non un'intera città su questa montagnola, potrebbero aver partecipato, diceva, se non ricordo male, anche magari delle cariche importanti di questo stato che abbiamo creato, quindi potenzialmente la figlia del re, eccetera, che è lei a investire i neodiplomati del ruolo di effettivamente esercito, eccetera, no? E quindi potrebbe dire, si potrebbe creare una situazione di caos con la presenza di queste personalità cariche importanti, politiche, no? Sì. Però comunque sono tutte cose che possiamo valutare senza problemi. L'idea di mantenere la capitale mi piaceva, la mia era una provocazione, dire che anche un singolo edificio può fungere da incipit, no? Sì, sì. Comunque è vero, anche il prologo finirebbe con un cliffhanger se i giocatori sono vivi o no. A quel punto lo sposterei un pelino dopo il cliffhanger, cioè i giocatori devono vivere un istante da master, ho questa sensazione, no? Che dovrei fargli vivere il... Porca troia, ma siamo morti.
cazzo e non dargli, non fargli pensare sì. neanche per un istante che io quei 5 minuti lo stia facendo apposta. Quei 5 minuti in cui i giocatori magari anche tipo chiudono il manuale e dicono vabbè dai ragazzi è finita così, che cazzo è, e poi dopo pregarli anche, cioè farglielo dopo... credere, dire sì. ragazzi io sarebbe molto figo, cioè... e sarebbe anche registrabile, li prendi un po' in giro, sarebbe anche registrabile, perché se noi facciamo questa cosa ad esempio editata e chiudi la stagione così e... va bene così, grazie Guina, è perfetto, grazie, grazie mille, e i giocatori si tu chiudi il manuale e fai credere che hai finito veramente di registrare, in realtà stai ancora registrando, ti becchi, registri tutte le reazioni dei giocatori, questa cosa io la vorrei fare. E poi dopo a un certo punto si riaccendono le luci magari cinematografiche e ricominci a narrare, loro no, aspetta ancora, non è finito. Sarebbe molto figo. Molto carino. Però in live ha un effetto diverso. In live avrebbe un effetto diverso. È una parte che narri la loro sconfitta, perché devi dare molta importanza alla sconfitta dei giocatori, alla loro morte. Il che significa che dovremo fare il design di una creatura molto potente fuori della loro portata. Quindi sì. sono appunti da prendere anche per il futuro, capiamoci. Quindi abbiamo 4 sessioni a disposizione, abbiamo stabilito qual è il percorso oggi che loro affronteranno, che praticamente è lo stesso che avevamo detto la volta scorsa. Se abbiamo 4 sessioni da 3 ore ciascuna sarà complicato destreggiarsi da tutto. 4 sessioni è la base, facciamo così perché sappiamo come vanno queste cose. Se ci serve più tempo, il tempo ce lo prendiamo, ma noi stabiliamo una dozzina di ore di gioco di contenuti. Se poi loro si fermano a guardare la sfera poké e perdono 2 ore a guardare la sfera poké, va benissimo, vorrà dire che faremo una sessione in più, però io rimarrei su questa cosa qui. Quindi cerimonia è questo, che facciamo una bella lista, ok, con le varie freccette. Cerimonia, freccetta, cerimonia, escono fuori, hanno la visuale di questo, di questa roba distrutta, potrebbero andare in un secondo ambiente, tipo la stalla dove avevano lasciato i cavalli e cose di questo tipo. Cioè tu devi farti un discorso di che cos'è realistico che loro facciano. E se tu, se noi adesso mettiamo freccettina stalla, che devono riequipaggiarsi per tornare indietro, questo vi funge anche da inizio. Quando voi descrivete, fate l'apertura, io adesso sto facendo un piccolo schemino, scritto cerimonia, puoi farlo vedere se vuoi, possiamo farlo vedere, ma volevo evitare di creare confusione con la scritta che c'è qui sopra, quindi la cancelliamo, tanto non ci serve. No, non c'è lo zoom, non ti preoccupare. Ah sì, solo cam? Adesso no, ci ingegniamo, ci ingegniamo, sto guardando tutte le pagine, ragazzi non vomitate, scusate, rewatch, ma c'era uno zoom a un certo punto, vabbè, ho tolto lo zoom, no problema. Allora noi abbiamo scritto stalla, cerimonia, stalla, aiuta secondo me a fare un tipo di schemino come questo, ok? Molto banale, cerimonia, stalla, adesso facciamo una bella freccetta e andiamo avanti, ma il mio discorso era, se noi facciamo un cerchietto e una freccina qui, questo sta a indicare, per quanto mi riguarda, che non so se ti sentono bene perché il microfono... Adesso mi rimetto qua, lo shotgun in effetti è puntato qui, dice, infatti ho provato a alzare un po' il tono di voce, dicevo... La freccetta, il cerchiolino con la freccetta, è semplicemente una maniera che mi fa capire che il fatto che loro debbano andare alla stalla per recuperare i cavalli, i loro averi, per mettersi in moto, se decidiamo che possono andare via a cavallo, se sì, decidiamo sì. di farla andare veloce questa fase, sì, sì, di raggiungere il cavallo. Bravissimo, ottimo, mi piace. Serve soltanto a farmi capire, ehi, quindi prima di spiegargli, di narrargli l'ambiente in cui si trovano durante la cerimonia, gli racconto che loro sono arrivati dall'avamposto B con dei cavalli, con delle carrozze, no? Quindi è un hook che serve a me per rimpolpare una cosa che paradossalmente temporalmente succede prima. Poi abbiamo deciso che attraverseranno quindi la... distesa di terra, che possiamo decidere se si tratta di una cosa più o meno arida, più o meno sai, dice, credo che il mio audio ormai sia diventato quasi superfluo, ma Anes non me l'hai mandato l'audio, cioè io ogni tanto rientravo su Telegram per controllare. Noi vi stiamo controllando, sì sì, cioè io sto controllando,
Ah no, adesso è arrivato alle 16.42, non è invecchiato male. Vabbè dai, 7 minuti, ci siamo. Vuoi finire di spiegare questa cosa? No, sentiamolo, non c'è nessuna fretta. Ciao, sono Hannes DJ, finalmente riesco a seguirti live, quindi oggi ciao Renzo, tempo. Grazie per la salve. Dunque, la mia domanda, anche per instradare un po' il discorso del live verso la campagna, si concentrava più sulla creazione dei personaggi principali, nel senso, soprattutto relazionata alla creazione di un ambiente iniziale. Ha davvero senso creare un ambiente iniziale come la premiazione, magari accademica, di soldati o cose simili, se magari poi vogliamo anche lasciare completa libertà ai giocatori di creare un proprio personaggio e magari viene fuori che loro vogliono fare un padre di famiglia o una persona comune con magari qualche abilità, ecco, speciale, ma che non ha a che fare molto con la premiazione. Nella mia unica campagna da Hunter, per esempio, ho sentito prima cosa volevano giocare i miei giocatori per creare un inizio. Quindi mi chiedo se può aver senso già parlare di questo senza avere, diciamo, tutti i fogli sul tavolo, insomma. E un'altra domanda invece è questo parlare di un effettivo finale per la prima sessione, nel senso avere ben definiti i vari finali, se ha senso, perché io mi immagino che non sempre sia facile capire quanto avanti vanno i giocatori e se si riesce appunto a raggiungere questa sorta di milestone a fine della sessione. Va bene, grazie dell'attenzione, buona continuazione. Che è quello che dicevamo un po' tutto quanto. Allora, il primo è molto interessante, nel senso che, come abbiamo detto nella live in cui abbiamo partorito questa idea della cerimonia, dovremmo creare degli hook di trama che facciano sì che i personaggi si trovino in quel posto, in quel momento. Non devono necessariamente essere dei soldati, se decidiamo di non esserlo. Potrebbero anche essere parenti di dei soldati. Sì, esatto, che stanno presenziando, anche se abbiamo bisogno che in realtà le loro famiglie, bene o male, si trovino nell'avamposto B, sì, o che ci sia un hook di trama potente. Ma ve la butto anche lì in un altro modo. Lasciare totale libertà ai giocatori non è sempre la way to go, diciamo così. A volte la tua dichiarazione di intenti è: ragazzi, create il personaggio che volete, ma in un modo o nell'altro ho bisogno che voi, da background, finiate a essere reclutati come soldati. Quindi gli lasci totale libertà su quello che è stato il passato del proprio personaggio, ma arrivano, confluiscono comunque nello stesso punto. Ci deve essere un dot des. C'è stato anche, mi ricordo, per la creazione dei personaggi di Lux Astra, perché a quel punto io ero uno dei giocatori principali, anche lì Matt ad esempio mi disse: ok, sì, libertà totale nel creare il personaggio, ma lo facciamo insieme perché devo far incastrare determinate cose. Anche perché se il giocatore mi dice: io sono una bellissima principessa piena di soldi, e gli dico: ok, non c'entra un cazzo con la campagna, perché sei lì alla premiazione, solo la figlia del re. Okay, cioè, però uno comunque, diciamo, modo, che può sempre cercare di trovare dei sistemi, la chiave c'è sempre. Mi ritrovo piuttosto d'accordo invece con il secondo punto che ha portato il ragazzo, che tipo, ma ha senso cercare di pensare quale potrebbe essere la fine della prima sessione? Allora, secondo me ha senso cercare di immaginarlo, perché se tu parti da un punto puoi immaginare anche tutta una serie di realtà alternative che si possono costruire attorno, che sono ovviamente i giocatori che non sono arrivati dove pensavi che speravi che arrivassero. Io questo risponderei. Sì, cioè cercare temporalmente di capire dove arriveranno ti permette di concentrarti sugli ambienti che... Però non è da escludere che nella prima sessione effettivamente non si concluda con loro che magari arrivano dove pensavo che sarebbero arrivati. Potrebbe succedere. Vuol dire che hanno lasciato tutto. No, magari sono rimasti ancora indietro, magari hanno scelto una strada alternativa. Tipo? Magari hanno avuto un'idea alternativa, tipo magari passare per le fogne. Quali fogne? Le fogne del posto, coso, No, sto a fare un esempio. Dicevo, beh, le fogne non le fai. Ok, va bene, magari... Ma tu, persona, da un punto di vista realistico, soldato, sal cazzo, tu dici: aspetta, ho un'idea, andiamo alle fogne. Cazzo, c'è la strada lì. Tu dici nella città 2, prendere le fogne per arrivare al coso. Anche quello può essere. Non conosci... Tutto. No, ma io magari non esempio. Esiste un sistema fognario, magari non... Cioè... Sì, non focalizzarti sulla cosa delle fogne, nel senso, magari effettivamente i giocatori hanno un'idea che io non avevo preventivato, che è normale, e prendono una strada che li porta su tutt'altro. O improvvisi una spiegazione logica per cui non possono fare quella cosa lì, oppure gliela lasci fare e vai a braccio. Ok, però comunque in entrambi i casi
ha senso cercare di prevedere dove potrebbero arrivare. Certo, questo è assolutamente perché se molto probabilmente non andrà come hai pensato. Allora, io sto facendo questo schemino perché noi stiamo decidendo quali sono gli ambienti o da narrare o in cui potrebbe esserci addirittura un fight o un'interazione con qualcosa. Ciao Guine, grazie mille per la compagnia. Tanto stiamo per chiudere anche noi. Yes. Dicevo, cerimonia, stalla, distesa, mura, per esempio, che potrebbe essere un posto importante dove loro entrano in contatto per la prima volta con queste creature, no? Sì. La distesa è una parte dove loro possono fare del roleplay, le mura dove si combatte, la stalla dove possono fare un pochino di roleplay, magari fomentati, eccetera. Ci sono delle descrizioni anche dell'equipaggiamento, le loro descrizioni fisiche. Chiederanno anche loro delle descrizioni. La cerimonia invece è qualcosa di puramente narrativo, quindi ci sono degli elementi, stiamo mettendo già su scaletta quello che noi dobbiamo fare, la to-do list. Ci sono anche degli elementi non skippabili. Dopo che abbiamo deciso delle mura, qui si apre una parentesi molto più grande, purtroppo. Adesso poi vi faccio vedere di nuovo questo schemino. Quello che si apre è un, sulla base della geografia, della morfologia, dell'architettura della città, così com'è nello stato attuale, cioè distrutta, noi dobbiamo immaginarci un percorso da punto A, che è l'entrata delle mura, diciamo così, all'altezza delle mura, fino al punto B. E dobbiamo pensare un po' a quanta strada devono fare sulla base del tempo che abbiamo a disposizione. E ricordati che un master, se vuole tenere tutto in quattro sessioni e ha stabilito una roba più arzigogolata di quello che si può permettere, sì, secondo me la descrizione del viaggio nel momento, a meno che i giocatori non dicono vorrei ruolare uno scambio di battute, okay. Il tempo di una chiacchierata tra personaggi può starci, anche 10 minuti di dialogo, che sembrano pochi ma in realtà sono tanti. Poi uno può dire, allora, o skippiamo direttamente all'ingresso delle mura, facendo comunque una descrizione del viaggio. Ci deve essere un breve prima concilio. Delle mura, devono capire che cosa sta succedendo. Io gliel'avrei fatto proprio alle porte delle mura. Sì, sì, le mura, va bene. Li farei arrivare poi alle mura, quindi o con 10 minuti di dialogo tra di loro, libero, o con una breve descrizione mia di quello che è il viaggio, che comunque me lo immagino breve, perché se dalla loro postazione vedevano la città, vuol dire che è così distante, a cavallo. Cavallo poi di corsa, perché comunque mi immagino che non partano... Ma sì, andiamo a trotto, non andranno al galoppo. Mm-hmm. E quindi poi gli faccio fare un combat lì, sì. Gli fai. Dobbiamo disegnare la città. Sì. Perché una volta che decidiamo come fare la città... Tipo Lucca. Ok, ma devi proprio, tra virgolette, decidere anche un po' le vie, dove sì. sono i palazzi, eccetera. Quali palazzi sono crollati? Dentro quali palazzi si può entrare, perché se ci sono dei punti di interesse che prendono più spazio a livello di interesse, scusate la ripetizione, nella mente dei giocatori, cioè il giocatore andrà sempre nel negozio disastrato di oggetti magici per vedere se c'è qualcosa di rimasto e si può equipaggiare. Quindi devi capire cosa metterci, perché giustificare il fatto che gli oggetti che ci sono distrutti o sono in pessime condizioni se non li vuoi equipaggiare troppo. Andranno sicuramente nella chiesa per... che cazzo ne so? Non ci avevo pensato. Per cercare un curatore. Cercheranno un posto dove potrebbero essersi nascosti dei superstiti. Capisci? Quindi, adesso stabiliamo il percorso. Il percorso è cerimonia, stalla, distesa, mura, città. Città però che va assolutamente pensata in tutto e per tutto. Dobbiamo capire come è strutturata. Come era strutturata prima e come potrebbe essere strutturata dopo la devastazione. Ti faccio una proposta. Proviamo a fare in modo che per la settimana prossima, che ricordo ritorneremo a fare la live dalle 17 alle 19, oggi sì, è stato... Sì, il calendario non dovrebbero esserci problemi, però, per sicurezza. Oggi è stato una roba un po' un plus. Io voglio parlare un attimino con Nico, confermo. Perché appunto Nico mi aveva dato la... mi aveva fatto interessare a questa... soltanto la... Aspetta, la ti rimetto... di questa cosa qui. Aspetta, ti rimetto la visuale. La routine è letteralmente... questo schermo qua, quindi parlo verso lo shotgun per farmi sentire, quindi naturalmente cerimonia, stalla, distesa, mura, città, che è il focus
tutte le nostre sessioni, il focus di quella che sarà l'azione, alle mura loro avranno un assaggio di quello che li aspetta nella città e poi lì ci sarà tutto. Shameless for you, mi immaginavo che combattessero durante il viaggio contro piccoli mostri one shotabili. Beh, ma nel momento in cui loro arrivano di fronte alle mura della città non è finito il loro viaggio. Sono d'accordo. Loro devono arrivare all'interno della città, quindi in realtà è nel bel mezzo del viaggio che cominciano. Cioè non è possibile che escono dalla loro città e già hanno i mostri davanti. Ci deve essere un equilibrio tra lo spazio che si prende il Dungeon Master e lo spazio che si lascia ai giocatori. Il percorso durante la distesa, magari il master narra che un intero convoglio sta andando nella direzione della città, stanno riportando in fretta e furia i miliziani che praticamente sono stati portati via e che adesso servono lì in loco, e i giocatori, per metterli insieme, adesso in questo momento specifico finiscono sul famoso carro insieme, vengono messi uno di fianco all'altro. Lì hanno l'opportunità, fate, e uno ti dirà, no io non dico niente a nessuno, no io sono assorto nei miei pensieri. Ah, anche voi qui? Qualcuno prenderà la palla, no? E magari qualcosa si smuoverà. Ci deve essere equilibrio tra queste cose qui. Comunque, dicevo, per la prossima settimana, volendo, che appunto torniamo a Rewatch, torniamo dalle 17 alle 19 a fare la live, mi piacerebbe provare a sfruttare o questo proprio nell'esattezza che volevo farvi vedere, perché me l'ha fatto scoprire ieri Nico ed è una figata, cioè basta solo guardare il video per capire, cioè ieri me l'ha fatto vedere in diretta su Discord, come vengono generati dei dungeon che poi a propria scelta uno può tranquillamente o stampare come in questo caso, oppure fare proprio un viaggio in 3D in prima persona, puoi gestire anche, vedi, l'illuminazione, quello che vede il personaggio, ci sono una caterba di asset che tu puoi utilizzare o inserire come i personaggi fatti con Hero Forge. Guardate che belli. Cioè, ci sono veramente delle ambientazioni interessanti. Tu stai proponendo di usare questa cosa qui? No, perché secondo me questo, nell'esattezza, per la prossima stagione, cioè per la prossima stagione, la prossima puntata in live, non è la cosa più adatta, perché noi dovremmo creare su una scala più ampia la città. Ma si possono fare solo cose piccoline. In questo caso, non lo so, devo parlare con Nico, però io ho visto l'utilizzo di questo Dungeon Alchemist più per gli ambienti circoscritti, magari a un combattimento, a un'indagine, quindi più piccoli. Ma possiamo utilizzare comunque un editor di mappe per provare a costruire magari la città e poi passare a un editor come questo per fare i luoghi un po' più specifici dove magari può avvenire un combattimento, non lo so, dico per dire. Molto figo, però guardate il livello di personalizzazione di questo software. Ma è già in software. Questo stato qui? Sì, poi c'è Nico in chat che in caso può confermare o no, però è sì, è, si possono fare anche città, mappe 100% caselle ad esempio. Non è male. Da considerare, lo potremmo usare. È veramente interessante, me l'ha fatto vedere ieri e era un po' cotto, quindi sì, mi sono fatto raccontare, ho visto un po' di cose, però mi è rimasto in testa, ci ho ragionato, ci ho rimuginato anche stamattina, ho detto cazzo, però quel software è veramente figo. Si scarica da Steam. Se può interessarvi possiamo anche provare a usarlo in live. Guarda, dare almeno un'idea visuale. Costa porco Diaz, 37,99€. Ok, grazie al cazzo, fatti vedere, Di Nico ha giocato 13 ore fa. Grazie al cazzo, che bello. Però è tostino. Vabbè, è pure in early access, acciurbia. Però non lo comprare, ti giro il mio, no. Volendo, sì, Nico, era per dirti, per una questione di praticità, però sicuramente se me lo passi è anche meglio, sicuramente. L'ho buttata lì come idea, ditemi poi se può essere interessante anche perché mi sembra che siamo arrivati a uno step di questo world building. Dovevamo di decidere che cosa fare e magari cominciare a strutturare qualcosina. Vi faccio una bella fotina qua, ragazzi, degli appunti presi, perché non so se qualcuno li cancellerà. Abbiamo avuto, per gli annunci che dobbiamo fare, le chiacchierate che abbiamo fatto, il tempo giusto di creare una to-do list. Ma almeno fino al prologo sappiamo bene o male che cosa fare. Città è ancora molto generico. Grazie, quindi, Pain. All'interno dell'elemento della to-do list città dovremo fare una seconda to-do list, una sotto-to-do list, dentro cui mettiamo tutti gli ambienti. Quindi ci faremo la prossima volta, secondo me, damidamente, una
un elenco dei posti che vogliamo permettergli di visitare e un elenco delle possibili planche di gioco, quindi dove noi stabiliamo di mettere un fight, sì, che possiamo dire vanno nel negozio di oggetti magici, lì c'è un fight. Ok. Perché c'è un fight? Perché la gente, cazzo, oddio l'invasione, che cazzo faccio? Mi fiondo dove ci sono le armi e le robe più fighe, gli oggetti magici sono lì. O cibo. Quindi li vuoi dissuadere dall'attaccarti, da fare robe del genere? Dici che ci sono lì dei cazzo di mostri posseduti, sì, che brandiscono armi infuocate, robe di questo tipo. I giocatori magari a livello 1, 3, 5, decideremo, ci pensano due volte prima di andare a fare il culo a quelle robe lì e non ci vanno. 2, decidi che vogliono andare alla chiesa per trovare dei guaritori, magari trovi dei superstiti, qualcuno che magari sta cercando di curare uno che si sta trasformando dicendogli dammi il potere, e questo invece si trasforma e c'è un faitino, o magari no, il tipo muore perché non è un host buono per questa creatura, quindi intanto gli dai della lore, capisci? Sto buttando fuori idee, ma devi decidere quali ambienti. E poi anche la strada è un ambiente, quindi puoi immaginarti la statua crollata del campanile o la loro casa d'infanzia dove non abitavano più, a fuoco completamente, una tizia che esce urlando aiuto e muore tra le fiamme, cioè, certo, questo è quello che dobbiamo fare. È molto interessante come cosa. La teniamo per la prossima puntata. Lloyd91, grazie mille per la sub. Ci chiedeva se avevamo mai provato Sine Requie. Io forse mi pare di averci giocato con Tommy e alcuni amici parecchi anni fa. Che è quello che funziona tipo con i tarocchi, una roba del genere. Oh no, aspetta. Non è quel tutto militare che ha anche delle carte. Non so se hai i tarocchi. La partita ho detto tarocchi, ma erano carte. La partita che ho fatto io a Sine Requie, no, un GDR normalissimo, ambientato in un mondo post-apocalittico, diciamo così. Tutta la storia dell'umanità è normale, è tarocchi, fino a tipo al 1942. Il sistema tarocchi di gioco è con i tarocchi, non sto parlando, la narrativa è tutto militare, mi ricordo che era militare. Militare, sugli zombie praticamente, il mondo fino al Terzo Reich. Nel mio caso era anche militare, ma con gli zombie, cioè ricordo benissimo che c'era. Il master con cui ho giocato io i tarocchi non li usava, magari è una mancanza sua. Mi pare di averlo giocato su Discord, comunque sì, molto Sine figo. E se non ricordo male, alcune art di Sine Requie sono state fatte dalla nostra Max Rambandi. Ragazzi, già le 5:05, io devo salutiamo scappare subito. Creeremo un tabletop e sì, se ce lo chiedeva Song Myself, se la prossima volta vediamo cosa ci è stato mandato dalla community. Ce l'ha mandato, ma è lui che ce l'ha mandato. Yes. Ah, lo vedremo. Mi ha scritto prima. Abbiamo avuto poco tempo oggi, ma lo vedremo a maggior ragione. Anzi, se volete mandarci delle cose, taggate, mi raccomando, Intail e anche noi due, Simone Fancazzista e Manfredi _Mo. Su Instagram, perché magari gli buttiamo un occhio. Ora, prima di salutarci, io se hai dei saluti, sparali pure. Voglio preparare ciao mamma un ride. Voglio preparare un ride a qualcuno, visto che ci sono arrivati i ride. C'è il tuo papo che ti saluta. Ciao papone. No, io adesso scappo, c'ho delle robe molto molto importanti da fare, e poi insomma ci mettiamo a preparare, perché adesso ho anche tanto molto più... Posso parlare italiano, ve lo prometto. Ho molto più tempo tra le mani. Ok. E quindi posso anche lavorare al format meglio. Dai, allora sì, ragazzi, sentirci. Io oggi vi mando dal nostro Guine, che sta continuando a giocare a Disco Elysium. Ne avevamo già parlato la volta scorsa. Mi sembra un gioco veramente figo che dovete assolutamente guardare. Quindi sosteniamo il nostro mod, che in questo momento cede la sua corona da mod e indossa quella da streamer. E, in ogni caso, grazie a tutti per le idee, ragazzi. Scusate se c'è stato buona giornata a tutti, la chat, a Manfredi e Simone per i raid. C'è Curo Lili, è vero, ma spesso mi mando da Curo. Voglio mandarvi anche da Guino ogni tanto. La prossima volta mi mando da Curo, tanto spesso c'è sta cosa. E niente, grazie veramente per le idee, ragazzi, perché sta venendo fuori un format veramente molto interessante. Sto imparando tantissimo. È stata una live di transizione dal lore building al letterale map creating, non lo so come definirlo, sì. Al disegno, quindi entreremo nel vivo anche di questa cosa qui. Quindi buon ride, salutatemi Guine, godetevi questo gameplay, ci vediamo. Grazie, certo. Alla settimana prossima, grazie per tutte le sub, le robe, ciao.